Un mare da sogno, acque trasparenti, grandi spiagge libere di ciottoli bianchi, un porto turistico tra i più belli di Puglia. Il calore dell'ospitalità, in lidi attrezzati e strutture ricettive qualificate, servizi, buon cibo, un mare di eventi dall'alba al tramonto. Bisceglie, bandiera blu 2024, un pieno di bellezza. Divani Living, il tuo divano su misura, il vero made in Italy. Creatività e design per ogni stile di arredamento. Divani Living, a Massafra, Gioia del Colle, Sant'Eramo in Colle, Molfetta e Conversano. Gli specialisti del comfort. Da Divani Living saldi del 50, 60 e 70%. Mettiti comodo e approfitta. Festival Internazionale del Folklore Terra delle Gravine. Dall'1 al 3 agosto a Palagianello. Il 1 agosto sfilata dei gruppi partecipanti e presentazione della borsa di studio Cultura e Armonia, il futuro è in Puglia. 1, 2 e 3 agosto esibizione dei gruppi di Bolivia, Taiwan, India, Kenya, Serbia, Albania e Italia. Festival Internazionale del Folklore a Palagianello. Ceramiche e La Viola dei fratelli Calandriello a Pisticci. N-Commerce, agricoltura, pesca, pet shop a Marconia di Pisticci. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Io Resto al Sud. Beh, lo sapete che il paesaggio è il primo elemento che in generale colpisce quando visitiamo per la prima volta un territorio o un luogo. Beh, pensate che proprio la visione del paesaggio è esso stesso un elemento di grande valore. Questo perché può contribuire, anzi contribuisce soprattutto in modo significativo, all'attrattività di un territorio agli occhi del mondo. Beh, se ci pensiamo, no? Per incrementarne il valore del territorio stesso è necessario spesso adottare strategie significative ed efficaci e assieme appunto alla promozione culturale, al turismo e soprattutto alla partecipazione attiva, beh, questa è una formula, questa diventa effettivamente una formula speciale per dare valore al nostro sud, al nostro territorio e per renderlo vivo, attivo, vibrante e spingere soprattutto chi ha passione, idee e voglia di produrre e di voler sviluppare economia ad investire anche qui a sud. Potrebbe essere questa forse la formula giusta. E allora io vi ridò il benvenuto ad una nuova puntata di Io Resto al Sud. Il format che ha proprio l'obiettivo di rendere speciale quello che è il nostro Sud, raccontandovi tutti quelli che sono in retroscena e le curiosità che molti di voi spesso non conoscono. Noi siamo in diretta in questo momento sul canale 14 Antenna Sud e siamo anche in diretta streaming sulla pagina web www.antennasud.com. Come avete visto, il nostro è un format giovane, dove ovviamente ci sono delle inviate che sono sempre sul pezzo, pronte a descrivervi quelli che sono appunto i luoghi visitati e protagonisti della puntata. Ma l'obiettivo qual è alla fine? Certo è quello di fare intrattenimento, ma l'obiettivo è anche dedicato ai giovani, alle generazioni più giovani. Noi vogliamo fare in modo che i ragazzi, le nuove generazioni possano amare il proprio territorio, esserne orgogliosi e soprattutto pensare ad un futuro proprio qui, senza andare via. Bene, e allora Io Resto al Sud ha anche una pagina social che io vi invito a visitare, soprattutto vi invito a mettere il segui perché lì postiamo anche tutti i nostri contenuti. La pagina voi la trovate sui social Facebook, Instagram e TikTok, quindi ripeto, condividete, mettete il segui, insomma vi lasciamo anche la scelta di commentare perché noi siamo anche interessati a quello che è il vostro parere. Voi pubblico, come sapete, siete la parte più importante del nostro format, ma non solo. Chiaramente questo format va in onda anche grazie al gruppo editoriale Distante e agli sponsor che credono fortemente appunto nella promozione territoriale. Ma noi, a proposito di Antenna Sud, abbiamo anche un'app. Ebbene sì, andate a scaricare sui vostri dispositivi iOS e Android l'app di Antenna Sud per restare sempre connessi ed aggiornati con le ultime notizie.
Per quel che riguarda invece Io Resto al Sud, vi ricordo che gli eventi che noi seguiamo, così come i servizi, vengono realizzati dalle nostre inviate seguendo quello che è un calendario di orari in base chiaramente alla descrizione, soprattutto a ciò che viene comunicato dagli organizzatori stessi durante appunto le manifestazioni. Ebbene, entriamo nel vivo, facciamo l'anteprima di Io Resto al Sud. Come voi sapete, siamo nel vivo dell'estate, quindi molti di voi sicuramente si stanno godendo le meritate vacanze estive, ma noi aggiungiamo alla vostra vacanza storia, arte, musica, spettacolo e gastronomia tipica nella festa targata Io Resto al Sud. E allora, in questa serata, ci sarà Paola Leonetti, collegata da Pisticci, un graziosissimo borgo della Lucania, che seguirà per noi la Taccariata 2024 con la giostra della Cavallara, il Palio delle Torri e lo spettacolo del Giullar Cortese. Indagheremo proprio sulle radici storiche da cui questa manifestazione trae le sue origini. E poi, sempre in tema di arte e cultura, proprio come piace alla nostra Rebecca Epifani, saremo a Manduria, provincia di Taranto, per raccontare il Manduria Basket Festival. Adesso ci faremo spiegare da lei di che si tratta. In più, ci spostiamo per una degustazione, sempre arte, 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 una marea di arte a Villanova di Ostuni con Sara Lagel, che sta seguendo per noi Ostuni da gustare. Abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Volete saperne di più? Io dico di sì. E allora che la festa abbia inizio. Siamo pronti a farvi conoscere, a scoprire nuovi territori anche in questa serata. Quindi cominciamo a salutare le mie inviate. Comincerei proprio da Paola Leonetti da Pisticci. Felice di vederla, pronta per la Taccariata 2024. A voi. Ciao Valentina e ben ritrovato a tutto il pubblico di Io Resto al Sud. Oggi mi trovo a Pisticci, un affascinante comune in provincia di Matera che conta circa 16.000 abitanti. Nella precisione sono nel centro storico che, come potete ben vedere, è caratterizzato da casette bianche con tetti da tegole rosse e dalle strade molto molto strette. Proprio queste strade saranno luogo dell'evento che sto per raccontarvi stasera. Enotria Felix, la Taccariata, una manifestazione in cui la storia e le tradizioni del luogo sono i veri protagonisti. Restate con noi! E cosa c'è di meglio della scoperta di storie e tradizioni? È proprio questo il nostro obiettivo di questa serata. Bene, salutiamo anche da Villanova di Ostuni Sara Lagel, che è andata a seguire l'evento Ostuni da gustare. Ciao Sara! Ciao Valentina, eccomi qui, io sono ad Ostuni, chiamata anche Città Bianca. Ci troviamo esattamente in Piazza della Libertà, dove vi è sito l'obelisco dedicato a Sant'Oronzo, patrono della città di Ostuni. Ma siamo qui anche per un altro motivo, Siamo qui per un importante evento culturale, sito però a Porto Villanova, per cui dovremmo spostarci. Inoltre approfondiremo insieme eventi culturali, manifestazioni, musiche, poesia, arte, qualsiasi altra cosa di interessante, non mancate e aspettateci lì. Ciao Vale! E con questo entusiasmo, mia cara Sara, mi hai veramente fatto venire voglia di scoprire Ostuni da gustare. Bene, come sapete il nostro programma è completamente in diretta, quindi io sto aspettando anche di collegarmi con la mia Rebecca, che nel frattempo sta definendo gli ultimi dettagli. Facciamo così, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, voi rilassatevi, gustatevi una bibita fresca, perché Io Resto al Sud ritorna tra pochissimo. State lì! Un mare da sogno, acque trasparenti, grandi spiagge libere di ciottoli bianchi, un porto turistico tra i più belli di Puglia. Il calore dell'ospitalità, in lidi attrezzati e strutture ricettive qualificate, servizi, buon cibo, un mare di eventi dall'alba al tramonto. Bisceglie, bandiera blu 2024, un pieno di bellezza. Divani Living, il tuo divano su misura. Il vero Made in Italy. Creatività e design per ogni stile di arredamento. Divani Living a Massafra, Gioia del Colle, Sant'Eramo in Colle, Molfetta e Conversano. Gli specialisti del comfort. Da Divani Living saldi del 50, 60 e 70%. Mettiti comodo e approfitta.
Festival Internazionale del Folklore Terra delle Gravine, dall'1 al 3 agosto a Palagianello. Il 1 agosto, sfilata dei gruppi partecipanti e presentazione della borsa di studio Cultura e Armonia, il futuro è in Puglia. 1, 2 e 3 agosto, esibizione dei gruppi di Bolivia, Taiwan, India, Kenya, Serbia, Albania e Italia. Festival Internazionale del Folklore a Palagianello. Ceramiche La Viola dei fratelli Calandriello a Pisticci. N-Commerce, agricoltura, pesca, pet shop a Marconia di Pisticci. Ben ritrovati amici di Io Resto al Sud, siamo ancora in diretta. I territori protagonisti di questa serata sono Pisticci, provincia di Matera, Manduria, provincia di Taranto e Villanova di Ostuni, provincia di Brindisi. Bene, immergiamoci in questa nuova festa di arte, cultura, musica e gastronomia. Tra poco andremo anche in collegamento con i miei angeli del Sud, però nel frattempo vi facciamo vedere il contributo che ha realizzato per noi su Manduria Rebecca Epifani. Guardate. Eccoci allora, siamo pronti per il nostro viaggio, ma facciamo un piccolo salto indietro nel tempo e percorriamo le vie del centro di Manduria. Alle mie spalle Palazzo Imperiali, ci troviamo in una piazza che non è ancora gremita come la vedrete questa sera, Piazza Garibaldi, e ho dato appuntamento ad un esperto affinché ci potesse raccontare da vicino la storia dello stemma cittadino, ovviamente un simbolo importante della città. Buonasera Francesco Franchini, buonasera. Buonasera a voi. Allora, raccontaci qualcosa a proposito di questo stemma. Lui ha un approfondimento da fare di fronte al pubblico, perché questo è un evento anche culturale, non solo artistico, e quale migliore occasione per raccontare la storia anche ai nostri telespettatori. Allora, è uno stemma semplice ma complesso dal punto di vista della simbologia, no? C'è un pozzo con un albero, l'albero è un albero di mandorlo. Il pozzo sarebbe insomma il pozzo lucernaio del Fonte Prignano, forse il monumento più celebre di Manduria. Infatti FM sta per Fons Mandurinum. E sono entrambi, sia l'albero che la fonte, il pozzo, due simboli molto forti legati alla matrice universale, l'origine di qualcosa di non ancora contaminato, che è comune a diverse culture tra l'altro, greci, romani, celti, messapi. Non è un caso, facciamo un esempio, che pozzi e sorgenti sono in molte culture dimora di esseri soprannaturali. Non è un caso che Manduria, idem, ha molte leggende legate al Fonte Prignano. Idem il mandorlo. Il mandorlo, essendo un albero che annuncia la primavera, diventa un simbolo di rinascita, no? Dopo la morte, diciamo così, simbolica dell'inverno, il ciclo della vita che si rinnova. E la mandorla, che è il suo frutto, è una sorta di matrice di utero universale che contiene insomma il seme della vita, se vogliamo, no? Quindi sono entrambi i due simboli, la fonte e il mandorlo con il suo frutto, legati alla matrice che l'uomo ha sempre riconosciuto sin dai tempi più antichi, sin dalla preistoria, tipo l'acqua, no? L'uomo ha capito dall'inizio che senza acqua non si vive. Quindi questo suo essere indispensabile ha reso l'acqua elemento da sacralizzare, da divinizzare. Okay? Tanto che, ripeto come dicevo prima, in pozzi e fonti spesso dimorano esseri soprannaturali. E questa è la storia di questo meraviglioso centro cittadino che oggi possiamo conoscere passo dopo passo. Sarà un evento grandioso, si attendono veramente tante persone, non solo pugliesi ma anche tanti turisti che sono venuti qui in Puglia per l'estate. Assolutamente sì, anche perché Manduria merita di essere conosciuta, è una storia molto affascinante. Facciamo un esempio, molti non sanno che Manduria fino a 200 anni fa circa non si chiamava Manduria, si chiamava Casalnuovo. Il nome Manduria è il nome quello antico, quello messapico. Casalnuovo perché dove c'era il Palazzo Imperiali, lì c'era il castello quello normanno. Furono i Normanni a ricostruire l'abitato, ok, no? Chiamandolo appunto Casalnuovo, quindi questo nuovo casale che andava ad essere costruito. È una storia molto ricca, c'era la Giudecca ebraica, la chiesa madre, quindi è giusto che l'arte di strada venga vissuta in luoghi insomma dal forte sapore storico. Va bene Francesco, allora io ti ringrazio e ti restituisco al tuo pubblico. Grazie. E noi ci rincontreremo ben presto, a voi la linea. E ci rincontriamo subito con Rebecca che abbiamo in collegamento diretto. Ciao Rebecca!
Velocissimi, oh, finalmente vi saluto, buonasera a tutti, anzi scusatemi, vi ho introdotto portandovi già indietro nel tempo, c'è stato un piccolo problema tecnico e finalmente ci siamo. Benvenuti a Manduria, questo sarà un festival itinerante, il territorio del centro storico sarà un palcoscenico diffuso, come ormai accade spesso nelle nostre formule in diretta, ci sarà spazio per la musica, come vedete alle mie spalle proprio poco fa c'è stato uno spettacolo ricco di fuoco, di ritmo e siamo di fronte alla chiesa San Lorenzo. Lo spettacolo di fuoco e percussioni ha incantato già il pubblico. Non ci sarà solo la musica, come stavo dicendo, c'è tempo per la cultura, ci sono tantissime visite guidate, c'è spazio per generi diversi a livello di intrattenimento artistico, circo, clown, commedia, bolle di sapone, maghi, marionette, ma c'è insomma tutto. C'è l'imbarazzo della scelta. Percorreremo tutto questo insieme, sono 20 le postazioni totali, quindi cercherò di correre per raccontarvi tutto quello che succede in questa prima edizione che si mostra già promettente, decisamente promettente. Non vedo l'ora di scoprire insieme a te, poi ti becco sempre a ballare. Rebecca è una ballerina di natura e devo dire anche molto brava, eh? Meno male, ce ne abbiamo solo noi delle ragazze. Ma guarda! Ma è la capoeira questa, Rebecca, può essere? Non sono sicura, però i ritmi si avvicinano un po' effettivamente. Valentina, sì. Vabbè, ma poi ci scambiamo quattro chiacchiere. Lo chiederò. Brava, sì. Bene, Rebecca. Che ritmo è di preciso? Ma è un ritmo africano, ecco. Africaneggiato, un quattro quarti. Grazie mille. Bene. Scambiamo due parole con... Vi aspetto con il... qui. Scambiamo il nostro, due parole con il nostro ballerino. Vediamo cosa ci dice. Lo interrompiamo, che dici, eh? No? Proviamo? Posso? Certo. Posso? Il tuo nome? Enoch. Ma ascolta, ma tu hai studiato o hai improvvisato in questo momento? Perché ti è venuto di ballare così? Improvvisato. Ammazza, ma che bravo! Ma sei bravissimo. Per me eri già un ballerino professionista. Grazie, però gioco a calcio. Gioca a calcio, scusate, non vuole fare il ballerino, purtroppo però. Ma c'hai un talento, è un dono il tuo. Sì, me lo dicono anche i miei genitori e i miei nonni. Ok. Vabbè, c'è tempo per decidere, comunque, insomma, nella vita magari puoi fare tutte e due le cose e poi quando sarai grande capirai. Quanti anni hai? 11. 11? Sì. Complimenti. Sei di qui, vivi a Manduria? No, è a Vicenza. Quindi da vacanza? Siamo in vacanza. Ah, che bello! Allora vi lascio passeggiare perché c'è tantissimo da vedere. Mi raccomando, sì, gioca a calcio ma balla anche. Fammi questa promessa perché sei davvero fantastico. Bravo. Ok, grazie, ciao, buona giornata. Buona giornata a te. È fantastico, ciao. Enoch, è fantastico, veramente, complimenti. Vedi, troviamo, noi riusciamo sempre a scovare dei bravi artisti. Ci abbiamo questo fiuto, ma guarda un po', grazie. Ah sì, Tu pensa che questo che si chiama Baskers Festival è dedicato agli artisti e lui non era in programma, quindi quelli che incontreremo, non so, si saranno all'altezza, immagino di sì. Esatto, chissà cosa succederà in questa serata. Grazie Rebecca, ci collegheremo con te tra pochissimo, grazie ancora. Bene, allora, come vedete, insomma, le premesse ci sono veramente tutte. Andiamo, facciamo un salto a Pisticci, dove ha seguito per noi Paola Leonetti, l'Attaccarriata 2024. Andiamo a vedere quella che è l'intervista con il sindaco che Paola ha realizzato per voi, prego. Ciao Valentina, sono in compagnia del sindaco di Pisticci, Domenico Albani. Buonasera a tutti. Allora, signor sindaco, inizio col chiederle una panoramica sugli eventi estivi di Pisticci. Beh, gli eventi del cartellone pisticcese sono tanti quest'estate. Iniziamo da Enotria, che è una settimana particolare, oggi c'è la giostra della Cavallara, domani ci sarà il corteo storico e un musical, poi
c'è un altro appuntamento importantissimo che è il Lucania Film Festival, che è un festival del cinema a carattere internazionale dove ci saranno vari autori e attori tipo Valerio Mastandrea, Ambrangiolini, Papaleo e gli altri. Il 25esimo, quindi sarà una kermesse dal 4 all'11, poi sono le feste patronali, c'è lo Sputnik, il festival del fumetto, e poi c'è il Teatro dei Calanchi. Domani c'è la conferenza stampa del Teatro dei Calanchi, sono delle rappresentazioni teatrali proprio nei Calanchi, e suggestivo, molto suggestivo, vengono da tutta Italia, è una cosa bellissima. Poi ci sono tante altre cose, finisce con la festa a Marconia a settembre, quindi fino al 10 settembre, fino al 9-10 settembre sarà tutta una festa. Quindi abbiamo un calendario fitto di eventi. E quali obiettivi si prefigge il Comune organizzando questo tipo di eventi? Organizzare questi eventi è quello di promuovere il territorio, far conoscere il territorio, quindi far portare più gente possibile. Si pensi che quest'anno abbiamo tanta gente a mare sul nostro litorale, che è di 8 chilometri, nelle varie strutture balneari e nel borgo, e quindi cercheremo di portarli anche qui nelle nostre comunità di Pisticci, anche Marconia, per i vari eventi. Abbiamo messo a disposizione la sera una navetta gratuita per poterli portare, quindi per poter accedere, viste magari le difficoltà legate alla logistica, al parcheggio. Quindi vogliamo che più gente conosca il territorio. Che ottime iniziative! E invece c'è qualcosa di diverso rispetto agli anni precedenti nel vostro calendario? L'avete magari implementato? Sì, sono degli appuntamenti fissi che poi sono implementati. L'asticella si alza sempre di più, perché i vari eventi sono ancora più qualificanti e c'è più professionalità. Più si va avanti e più l'asticella si alza. Insomma, ci si migliora andando avanti, Vale. Ti restituisco la linea e ringrazio il signor Sindaco. Grazie a tutti voi. Esatto, complimenti al sindaco di Pisticci, perché l'organizzazione, soprattutto la fruizione dei servizi da parte dei turisti, è il fondamento affinché una vacanza, un luogo venga ricordato. Quindi complimenti veramente per l'organizzazione. Bene, facciamo un salto a Villanova di Ostuni. Andiamo a parlare con Sara Lagel, che ha incontrato gli organizzatori invece dell'evento Ostuni da gustare. Quindi con un tema, c'è stato un tema, una tavola rotonda. Andiamo a scoprire di che si tratta. Sara. Eccomi Valentina, sono qui con l'organizzatore dell'evento, il signor Francesco Ghiondi. Francesco, come mai ci troviamo in questo splendido evento culturale? È la settima edizione di Ostuni da gustare e da 2 anni abbiamo deciso di venire qui al mare per dare la possibilità sia ai turisti che agli ostunesi di vivere anche l'emozione di stare in questo posto molto molto bello. Infatti alle nostre spalle vediamo il vecchio castello medievale che stanno recuperando finalmente. Ostuni da gustare ogni anno ha un tema diverso, un tema differente. Infatti quello di quest'anno qual è? Il consumo del suolo, quindi biodiversità e rischi per la nostra salute. È un tema molto caro a Slow Food, io sono anche referente della comunità Laudato Si di Ostuni, e ribadisco, è un tema molto caro a noi, in quanto il consumo del suolo non lo vediamo, facciamo finta di non vederlo, però quotidianamente se ne consuma davvero tanto. E la cosa particolare, la cosa più strana fino a un certo punto, è quella che proprio nelle zone dove ci sono stati i grossi alluvioni sono proprio quelle regioni dove c'è maggior consumo di suolo. E quindi è un tema attualissimo, insomma, per cui la scelta è stata più che appropriata. Qui vediamo inoltre tantissimi stand che ci parlano di prodotti tipici, di musica, di informazioni di ogni genere. Di cosa si tratta esattamente? È un mercatino enogastronomico e non solo. Ovviamente abbiamo voluto mettere in mezzo anche cultura, musica, spettacolo. Infatti ogni sera abbiamo 3 gruppi musicali che si alternano di mezz'ora in mezz'ora in punti diversi del porto. Abbiamo artisti di strada sul lato mare. Lato monte, dall'altra parte della strada, abbiamo cibo, enogastronomia, quindi prodotti tipici del territorio, cibo, birra artigianale, vino. Quindi non ci resta che degustare i vostri prodotti tipici, e inoltre ci avvicineremo ai prossimi stand per capire di che cosa si tratta. Al prossimo collegamento.
E beh, la valorizzazione del territorio vuol dire anche legarsi tra i produttori e i trasformatori locali. Prima il tuo ospite ha dato delle informazioni importantissime anche sullo sfruttamento eccessivo del suolo. Magari approfondiremo più tardi questo argomento veramente importante. Bene, ritorniamo in diretta da Rebecca Epifani. Rebecca, da Manduria. Proviamo a vedere, se no io ovviamente... Le diamo, ecco, facciamo così. Come sapete, a Io Resto al Sud succede sempre tutto in diretta, noi non ci nascondiamo. Facciamo in questa maniera, torniamo a Pisticci, torniamo ad approfondire l'argomento con Paola Leonetti per voi, guardate. Adesso Valentina iniziamo ad addentrarci in quello che è l'evento Enotria Felix, la Taccariata. Sono in compagnia di Piero che ci racconterà le origini e la storia di questo evento. Benvenuto Piero. Benvenuto a voi, ringrazio il pubblico che ci vede. Senti, noi abbiamo ripescato un'antichissima tradizione che si faceva tanti anni fa del palio della Madonna del Casale, quindi questa corsa di cavalli meravigliosa che veniva fatta dall'abbazia normanna, noi abbiamo un'abbazia normanna, fino all'entrata del paese, e quindi c'era in palio il palio della Madonna, quindi un tessuto decorato, e quindi il vincitore si portava a casa nella propria casa o nel proprio rione o nella chiesa del rione questo palio. Quindi abbiamo riesumata questa tradizione e sono due anni, questo è il secondo anno che facciamo questo palio, che la chiamiamo la giostra della cavallara, perché dalle parti nostre c'è la cavallara di istituzione spagnola, e quindi abbiamo fatto questo connubio delle due cose, il palio della Madonna del Casale con la cavallara di memoria spagnoleggiante. E invece, a proposito dell'evento in sé che andremo a vedere questa sera, cosa puoi anticiparci? Senti, c'è un saracino che è ovviamente in legno con le braccia aperte, e c'è un anello che devono infilzare i cavalieri. I cavalieri sono tutti bardati come i cavalli, tutto punto, quindi con i vestiti d'epoca, e quindi faranno a gara, e ogni cavallo è abbinato a un comune limitrofo, quindi Bernalda, Cescanzano, Craco, Montescaglioso, Tursi e Pisici stesso. E quindi a turno cercheranno di infilzare questo anello, che ogni manche si riduce fino a diventare piccolissimo, e quindi è difficilissimo, e ci sarà anche un bel tifo. Immaginiamo, invece a seguire cosa potremo vedere? A seguire, come ogni anno, ci sarà proprio il corteo storico, la Taccariata. Quindi un corteo storico, si chiama la Taccariata, perché all'epoca, nel 1670, ci fu l'invasione dei turchi, un pisticese vide dei turchi, morì di crepacuore. I turchi, per sincerarsi che era morto veramente, lo sciabolarono, lo fecero a pezzettini, taccariato si dice, quindi è anche svelato l'arcano, quindi la Taccariata significa fatta a pezzettini. Sarebbe stata la mia prossima domanda. Allora Piero, ci sono delle novità rispetto agli anni precedenti? Sì, le novità sono sempre tante, perché ci sono nuovi figuranti, nuovi vestiti, abbiamo aumentato il numero dei vestiti, quindi abbiamo aperto anche ai figuranti esterni, quindi vengono da tutta la regione, anche da fuori regione, perché quest'anno abbiamo reso possibile potersi vestire anche, non lo so, che ti devo dire, un campano, un pugliese. Generalmente i primi sette anni erano tutti pisticesi. Il numero è diventato altissimo, e quindi abbiamo dato la possibilità ad altri di altre regioni di potersi vestire in abiti d'epoca. Davvero bellissimo, insomma abbiamo alimentato la vostra curiosità, continuate a seguirci per l'evento La Taccariata. Grazie a tutti, buon divertimento. A te la linea, Vale. Grazie Paola e grazie al tuo ospite, finalmente abbiamo capito cosa vuol dire taccariata, praticamente fatto a pezzettini. Bene, questo almeno l'abbiamo chiarito. Andiamo in diretta da Rebecca. Rebecca, sei a Manduria, sei in compagnia di un ospite? Eccola lì, la vedo collegata in questo momento. Assolutamente sì. Ci sono. Mi sono spostata, come ben vi dicevo, è un festival davvero itinerante. Guardate questa mappa, bisogna spostarsi in ben 20 postazioni. E questo è il Basket Festival, che è il festival degli artisti, artisti di strada, artisti musicali, artisti teatrali, come in questo momento che vedete
dedicato proprio ai più piccoli, ai bambini, tra magie, marionette e quello che scopriremo, ma non potevo non accogliervi senza fare i saluti al sindaco, ringraziarlo per la sua ospitalità e soprattutto anche farci fare gli onori di casa. Sindaco, come va? Bene, va bene, perché è una manifestazione che è riuscita a coinvolgere sia grandi e piccoli, ma anche le realtà sociali e economiche manduriane, quindi abbiamo sicuramente raggiunto lo scopo, che è quello di un coinvolgimento totale, perché la comunità deve partecipare sia come singolo cittadino, sia per le attività economiche, come dicevo io, e sia per le associazioni culturali. Ora è chiaro che l'arte fa immaginare, fa sorridere, fa crescere l'anima e lo spirito dell'uomo e della donna, per cui siamo contenti di questa iniziativa e di questa manifestazione. Contiamo molto su questi temi, perché le collettività crescono con la cultura. Ed è un'ottima occasione questa per permettere a chi non vivesse in zona di conoscere Manduria, perché so che ci sono anche, tra i tanti artisti, delle visite guidate proprio nel centro storico. Sì, sì, beh, è chiaro che siamo riusciti un po' a organizzare, quindi le visite guidate servono a chi non è di Manduria a godersi anche il nostro centro storico, i palazzi artistici che ci sono a Manduria. E, diciamo, è una giornata completa, dai piccoli ai più grandi, dai turisti a noi manduriani che viviamo quotidianamente la città. È una vetrina per noi importante, e avendo il successo che, vedendo tanta gente già che sta un po' occupando i vari posti, sicuramente è stata una buona organizzazione e un buon evento. Sindaco, se posso, poi la libero, quando era un bambino, lei da cosa veniva affascinato principalmente? Ci sono appunto i ragazzi con le marionette, i ragazzi sui trampoli, mangiafuoco, percussionisti. Le marionette. Il teatro è sempre, perché ti faceva attraverso il racconto immaginavi, e intanto pure pensavi di individuare la fine, e meno male che era sempre il lieto fine. Per fortuna, almeno lì possiamo concedercelo, vabbè, direi di certo, sì. Certo, sì, a quell'età va bene, però è chiaro che il racconto e poi attendere la fine portava ansia e nello stesso tempo immaginazione, quindi alla fine uno era contento e appagato, e quindi va bene. Allora grazie mille. Bambine. Torniamo, ecco, bambini, ecco, che fa sì, bene. Sì, sì, fa bene a tutte le età. Cominciamo a pensare di più ai contenuti, alla storia nostra, alla storia presente, e guardiamo al futuro con più serenità e fiducia. Grazie mille sindaco, noi cerchiamo di far tornare i bambini, anche voi amici che ci state seguendo da casa. Io vado in una delle prossime postazioni e vi aspetto qui. Grazie, grazie Rebecca, e grazie al sindaco, ha detto delle cose incredibili. Dovremmo effettivamente tornare tutti i bambini, e soprattutto dovremmo sempre tenerci tanto a quello che è nostro, e il sindaco lo ha ampiamente dimostrato attraverso le sue parole. Bene, allora facciamo di nuovo un salto a Villanova di Ostuni, parliamo di Vespa Brum, Sara Lagel. Sì, eccomi Valentina, sono qui, mi sto intrufolando tra i vari stand di questo evento culturale, veramente sono tantissimi, però non potevo non notare in particolare uno, ovvero dedicato alla Vespa. Abbiamo qui infatti con noi il presidente della Vespa Club, il signor Giovanni Todero. Oh, eccoci qua con Giovanni, che ci spiegherà perché 25 anni fa, proprio qui a Villa Portanova. Eravamo un gruppo di amici, amanti della Vespa, e abbiamo creato il club Vespa Club Ostuni, e quindi ci siamo un po' avventurati in questa avventura molto piacevole. Ecco, perché è piacevole? Perché piace la Vespa? Perché è un mezzo, che ti devo dire, è un mezzo di trasporto che ti fa girare il mondo. Ci mancherebbe, infatti hanno anche dedicato una canzone alla Vespa, no? Cesare Cremonini, eh? E infatti con questa... Quanta special! Esattamente, esattamente. E come mai con questa Vespa infatti si creano molto i cosiddetti raduni? Che cosa sono? È un... che ti devo dire? È un modo di
di comunicare, di affiancarsi, di socializzare. Ecco. Certo, certo, è una passione. È una passione per tutti. Per tutti, per tutti. Esattamente, qui abbiamo con te dei tesserati, giusto, del club. Andiamo a chiedere ai nostri soci tesserati come si trovano, no? Che onore, ciao, abbiamo qui Andrea. Alessio. Niente, noi siamo tesserati del Vespa Club, è una grande famiglia, diciamo, siamo un bel po' di componenti, ci divertiamo la domenica, ci piace uscire in Vespa. Come diceva il presidente, alla fine è un modo di socializzare. La Vespa ha dato vita all'Italia, perché quando c'erano pochi mezzi di trasporto, ha permesso anche a chi non aveva pochi soldi di poter permettersi un mezzo di trasporto. Certamente, non solo, però lo vogliamo dire no a casa, che la Vespa è anche un modo per conquistare, per fare breccia, vero? Non è vero? Eh sì, esatto. Soprattutto per te che hai quanti anni? 21. Ecco, quindi la usi la Vespa? È comoda per fare breccia sulle ragazze? È la fruga d'amore la Vespa. Certo, certamente. E allora, che dire, dopo aver guardato attentamente questo bellissimo motorino d'amore, non ci resta altro che andare in giro a frugare tra gli altri stand. Ciao Valentina, tra poco! Beh, come avete visto, la Vespa ha ispirato sì i brani più attuali di musica, ma la Vespa, non ci dimentichiamo, che ha rappresentato forse anche un po' la prima forma di rivoluzione in un'Italia che cercava, insomma, di resistere, in un'Italia che cercava ovviamente di svilupparsi. Infatti è rimasta il mito ed oggi è apprezzata in tutto il mondo, su larga scala ovviamente. Va bene, allora andiamo a Pisticci, andiamo sempre da Paola Leonetti, che ha intervistato per noi uno degli organizzatori della Taccariata 2024. Guardate. Allora Valentina, a breve si terrà la Cavallara e adesso sono in compagnia di Gennaro dell'Associazione Cavalieri Città Regia. Benvenuto Gennaro. Piacere. Allora, praticamente questi qua sono dei cavalli a livello come Lipizzano, Lusitano, poi abbiamo il Murgese. Poi ci sta uno spagnolo e un lipizzano ancora, e sono dei cavalli preparati da noi da 3 anni in poi. Li abbiamo lavorati, abbiamo fatto un po' di alta scuola e diciamo così c'è molto da lavorarci vicino, e siamo tutti un gruppo, siamo tutti affiatati per fare questo lavoro, diciamo così. Poi siamo stati al Gran Calatore di Verona, abbiamo fatto un carosello a 8 cavalli, 4 bianchi e 4 neri, è stata una cosa stupenda, si chiamava il carosello napoletano. Comunque è stata una cosa bellissima, una bella esperienza, è stato ottimo per noi e ne siamo orgogliosi di questo che facciamo. C'è da lavorare, però è la passione che ci porta a fare queste cose. Voi di dove siete? Noi siamo di Cava di Tirreni, provincia di Salerno. Ah, ecco, quindi diciamo siete in trasferta spesso. Sì, sì, andiamo dappertutto, Calabria, Lago Negro, andiamo a Firenze, Capri, Ischia, siamo dappertutto, ci chiamano dappertutto. E allora, in questi abiti che ti vedo indossare, sì, a che epoca appartengono? Questa è l'epoca dell'Ottocento, praticamente il re di Ragona II, diciamo così più o meno. E comunque noi a Cava di Tirreni abbiamo un castello che abbiamo molti figuranti, ci sono 13-14, diciamo così, squadre, non ve li posso nominare, comunque sono parecchie, sono tante di età, e abbiamo una storia vera, diciamo così, e si fa, giusto, ci sono i pistonieri, poi ci sono i sbandieratori e i cavalieri. È una cosa bellissima che la facciamo a Cava, l'abbiamo fatta qua il mese di luglio a Cava. Bellissimo Gennaro, allora ti ringrazio, a te Valentina restituisco la linea e ci vediamo dopo. Grazie Paola, come vedete man mano stiamo entrando sempre più nel vivo e stiamo capendo sempre di più quanto la costruzione di un evento importante come questo non è solo visto come un qualcosa, diciamo, di semplicistico, ma c'è veramente tanto lavoro dietro. Io questo tendo sempre a sottolinearlo, perché questa tipologia appunto di manifestazioni viene in effetti preparata mesi e mesi prima, ed è sempre grazie al contributo e al lavoro di tutti i volontari, di tutti gli organizzatori, che poi la riuscita effettivamente è assicurata. Bene, allora dalla Vespa adesso andiamo a parlare con Sara Lagel a Villanova di Ostuni di speleologia. Sara, cosa hai da dirmi?
Eccomi qui Valentina, sono qui in un altro stand molto interessante, si chiama GEOS, abbiamo qui il presidente di questa associazione. Di cosa si tratta esattamente? Beh, GEOS è un'associazione speleologica. La speleologia cos'è? Bisognerebbe spiegarlo a tanta gente cos'è la speleologia. La speleologia non è uno sport intanto, la speleologia è un'attività di esplorazione, di ricerca e di documentazione delle cavità carsiche. E noi ci occupiamo appunto di questo, poi chiaramente se vuoi sapere più informazioni ti... Certamente, chi può fare escursionismo? Escursionismo speleologico vuoi dire? Escursionismo speleologico lo si può fare dai 0 ai 99 anni, forse anche di più. È chiaro che la speleologia ha diversi aspetti, ci sono degli aspetti più soft, più leggeri, tipo la speleologia ipogea, cioè quella delle cavità Paolo. Artificiali, che bisogna anche quelle studiare, esplorare, documentare, perché sono ricche anche di tanta storia e di tanta cultura archeologica, ma poi ci sono anche cavità un po' più impegnative, un po' più profonde, e ciascuno fa secondo quello che sono le sue possibilità. Ripeto, non dobbiamo superare dei limiti, ma dobbiamo soltanto fare delle documentazioni che possono essere filmate o fotografiche o anche di altro tipo. Perfetto, e una curiosità sarebbe quella di poter sapere se magari questa associazione GEOS si occupa di fare escursionismo soltanto ad Ostuni o anche al di fuori di questo territorio. Assolutamente no, nel senso che GEOS è un'associazione speleologica che si muove, diciamo, in teoria su tutto il territorio. Io stesso sono stato all'estero per fare speleologia, nel 2022 siamo stati in Israele per fare dei lavori lì con un gruppo di israeliani con i quali collaboriamo. Però su tutto il territorio italiano possiamo lavorare su tutto, e lavoriamo, soprattutto ci spostiamo molto in Campania dove ci sono grandi attività speleologiche a cui noi collaboriamo. Perfetto, allora noi ringraziamo il nostro presidente, il signor Francesco Lorusso, per cui che altro? Qui ci stiamo divertendo alla grande, ci sono stand di ogni genere. A tra poco Valentina, ciao! Ed è questa la Ostuni da gustare che ci piace, come vedete l'esperienzialità è il nostro tema principale e la speleologia in questo caso ne ha fatto parte. Bene, noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ci ritroviamo tra pochissimo ancora in diretta con Io Resto al Sud, state lì. Un mare da sogno, acque trasparenti, grandi spiagge libere di ciottoli bianchi, un porto turistico tra i più belli di Puglia. Il calore dell'ospitalità, in lidi attrezzati e strutture ricettive qualificate, servizi, buon cibo, un mare di eventi dall'alba al tramonto. Bisceglie, bandiera blu 2024, un pieno di bellezza. Divani Living, il tuo divano su misura, il vero made in Italy. Creatività e design per ogni stile di arredamento. Divani Living, a Massafra, Gioia del Colle, Sant'Eramo in Colle, Molfetta e Conversano. Gli specialisti del comfort. Da Divani Living saldi del 50, 60 e 70%. Mettiti comodo e approfitta. Festival internazionale del folklore Terra delle Gravine. Dall'1 al 3 agosto a Palagianello. Il 1 agosto sfilata dei gruppi partecipanti e presentazione della borsa di studio Cultura e Armonia, il futuro è in Puglia. 1, 2 e 3 agosto esibizione dei gruppi di Bolivia, Taiwan, India, Kenya, Serbia, Albania e Italia. Festival internazionale del folklore a Palagianello. Ceramiche e la viola dei fratelli Calandriello a Pisticci. N-Commerce, agricoltura, pesca, pet shop a Marconia di Pisticci.
Ben ritrovati amici di Io Resto al Sud, stiamo facendo un viaggio all'interno di arte, cultura, musica, spettacolo e gastronomia tipica. Insomma, questa sera una vera e propria festa. E allora, che festa sia, ritorniamo in diretta con Rebecca Epifani. Eccola qui. Eccola Rebecca. Sì, eccoci. Scusate, c'è la musica e allora non riuscivo a sentirvi bene. Ben ritrovati. Allora, ci tuffiamo nel vivo della festa. Dietro di me uno dei momenti più amati da piccoli e grandi. Il divertimento in assoluto è reso possibile da quegli artisti chiamati clown che riescono con tantissimo esercizio a creare dei numeri formidabili. Ma sono qui anche per presentarvi l'assessore alla cultura. Buonasera, benvenuta. Salve, buonasera, ben ritrovati tutti. Come va? Io so che questa è una prima edizione, quindi è importante come banco di prova, però io vedo già tantissima gente, quindi questo ci fa ben augurare per il futuro. Sicuramente spero che sia un buon augurio, ma sia anche un buon augurio per me, perché sono assessore da pochissimo tempo, da 3 mesi appena, quindi mi sono trovata in corso d'opera, e quindi per me è anche un trampolino di lancio questo. Quindi. Un ottimo trampolino di lancio, una manifestazione davvero ben estesa che, come abbiamo detto, ci permette di esplorare Manduria come forse non avremmo fatto normalmente, nel senso con il sorriso tutto il tempo sul viso, perché è impossibile non rimanere incantati da questi artisti. Ma chi ha avuto l'idea di portare tantissimi artisti in un'unica data qui a Manduria? Quindi c'è stata una collaborazione con l'associazione Archita Festival di Taranto, è lì che nasce questa nostra collaborazione con il comune di Manduria, e mi auguro questa nostra collaborazione continui nel tempo. E quindi è stato loro a propormi questo evento. A me è piaciuto tantissimo, perché in questo modo riusciamo a far vedere tutti gli angoli della nostra città, verranno scoperti tutti dei palcoscenici che c'era aperto. Credo che sia il miglior auspicio e la miglior presentazione della nostra città. Vorrei fare un'altra domanda all'assessore Luigi Alamusta, come ho fatto al sindaco. Chiederò anche a lei, se posso. Quando era una bambina, da quali artisti veniva incantata per lo più? Dal mangiafuoco, non lo so perché mangiafuoco era quello che mi attirava, e non riuscivo a capire come mai usciva il fuoco dalla bocca. Poi, insomma, andando avanti nel tempo abbiamo capito e abbiamo scoperto il segreto della fiamma che usciva dalla bocca di questi artisti. Bene, allora grazie mille. Io vorrei concentrarmi un attimo sullo spettacolo, perché lui è grandioso, l'abbiamo incontrato in altri eventi, tra l'altro. Sono io, scusate. Continuo lo spettacolo, però non mi dispiace. certo, vai. Siamo in diretta? Siamo in diretta. Siete in diretta, ciao! Ma saluta, ciao! Ok. Guardate, ecco, questo a me ha sempre incuriosito. Come si chiama? Chiede il clown. No, si chiama Graziella. Si chiama Graziella, ha detto, quindi non... Però è un monociclo. Sì. Gli ha dato un nome. Ha una ruota, comunque si chiama monociclo a tutti gli effetti. È altissimo. Io non so come si fa a stare in piedi là sopra, in equilibrio. È ovviamente il risultato di tanto esercizio. Rebecca, io avrei una paura pazzesca a provare quella roba lì, quindi ti invito magari a non provarla, a non farti venire nemmeno la curiosità. Sai com'è? Ho bisogno di te intera. Io, non so se riuscite a notarlo, ma lui ha una mano gonfissima. Io non so cosa è successo, spero non si sia fatto male. Però, insomma, sono mestieri questi che comunque hanno una percentuale di rischio. Certo, certo. Bisogna essere audaci. Però l'artista è anche colui che sfida un po' tutto, il tempo, la sorte e tutto. Quindi gli artisti sono belli anche per questo, Rebecca. Hai ragione Valentina. Guarda come li ha coinvolti in un attimo tutti con le mani, se posso. Buonasera, da dove venite? Manduria. Manduria, siete di qui, felici che sia stata creata una manifestazione come questa in città? Sì, altre volte, comunque è bellissimo. Avete già visto anche le altre postazioni? Siete appena arrivati? Questa. Ah, ok, bene, faremo questo viaggio insieme allora. Quando vuoi, la linea è tua, Valentina, ovviamente, se hai bisogno di tornare dalle mie colleghe. Io intanto mi godo lo spogliarello di questo. E allora non ragazzo. Devi essere sola,
Lascia anche a me uno spazio, Rebecca, giusto di qualche secondo. Lo dobbiamo condividere, mi sembra giusto. va bene, Rebecca, grazie mille. Allora lascio a te il finale di questo spogliarello, io mi metto le mani davanti agli occhi. Ti saluto così, evito di guardare, sono anche un po' timida, ti ridò il collegamento tra pochissimo. Grazie Rebecca, grazie mille, a tra poco. No, mi viene da ridere perché è vero, io sono timidissima, quindi mi imbarazza anche un po', però è simpaticissimo il nostro artista. Va bene, e allora noi torniamo a Villanova di Ostuni perché andiamo a parlare di biodiversità. Andiamo a capire meglio con Sara Lagel. E parliamo anche di orti medievali, guardate un po', Sara Lagel. Ed eccomi qui Valentina, io sono ancora a frugare tra gli stand di Ostuni da gustare, infatti ho notato questa interessante bancarella stand di questo gentilissimo signore che è il presidente di queste due grandi imprese, più che altro uno un partner, giusto? Di una un partner e dell'altra il presidente. Abbiamo con noi quindi il signor Antonio Capriglia della cooperativa Biosolequo. Ecco, infatti il signor Antonio Capriglia ci illustrerà questa sera di che cosa si tratta Biosolequo, quali sono i suoi prodotti e le sue passioni. Perché nasce? Beh, noi nasciamo sostanzialmente dall'ultima parola che ti ho detto, dalla passione. Noi abbiamo passione per quello che facciamo. Siamo una piccola cooperativa di Ostuni che gestisce una parte degli orti periurbani medievali della città in biologico e ci occupiamo prevalentemente di recupero e valorizzazione della biodiversità orticola pugliese. Siamo partner da diversi anni ormai dell'Associazione Temporanea di Scopo Biodiverso che raggruppa l'Università di Bari, Lecce, Foggia, il CNR e diverse realtà agricole della Puglia, finanziata dalla Regione Puglia con un progetto per il recupero della biodiversità orticola pugliese. Lei pensi che sono state recuperate oltre 250 varietà di ortaggi e adesso si sta facendo un lavoro di caratterizzazione e di riposizionamento sul mercato. Ecco Antonio, io vedo che qui in mano hai delle melanzane, delle perfettissime melanzane. Ci vuoi parlare di come si coltivano, quale procedimento, cioè insomma come si creano? No, io ti voglio parlare di un'altra cosa invece. Fai pure. Sei tu. Ti parlo di melanzane. Questa melanzana in particolare è una melanzana ad altissimo rischio estinzione, è la melanzana violetta di Ostuni che è stata recuperata da un contadino 82enne dello scorso anno che l'aveva coltivata per 50 anni, noi sapevamo dai documenti storici che esisteva una melanzana nel nostro territorio, l'anno scorso lui decise di non coltivarla più, se non fossimo intervenuti probabilmente si sarebbe estinta, invece la stiamo rivalorizzando, probabilmente diventerà un presidio slow food. E questo è un po' il nostro lavoro, un po' l'emblema del nostro lavoro, il recupero della biodiversità. Ecco, fantastico. Invece ci vorresti parlare anche di Biodiverso, del quale tu sei partner, come abbiamo già accennato prima, giusto? Assolutamente. Biodiverso sostanzialmente ha come dire due branche. Una è Biodiverso Carpos, che si occupa degli ortaggi, di recupero e valorizzazione degli ortaggi a frutto, quindi pomodori, melanzane, zucchine, eccetera. È Biodiverso VEG che invece si occupa del recupero e valorizzazione degli ortaggi a foglie, cicorie, finocchi, sedano e così via. Noi siamo partner in entrambi i progetti, per uno facciamo campi catalogo e per l'altro invece facciamo anche, oltre al campo catalogo, produzione di semi, sperimentazioni e così via. Quindi Antonio, che dire, quando è roba di cibo io poi tra l'altro non ci vedo più dalla fame, vedo Vismara, per cui saluto Valentina in studio e vado a mangiarmi tutte queste delizie. Baci! Sarebbe bello continuare ad approfondire proprio l'argomento legato alla biodiversità, a questo tipo di coltivazioni, perché è importantissimo per il nostro territorio ed è sicuramente un'eccellenza che verrà, anzi che viene soprattutto esportata in tutto il mondo. Bene, allora andiamo di nuovo a Pisticci, andiamo da Paola Leonetti che ha intervistato per noi il presidente dell'associazione Enotria Felix. Guardate. Eccomi Vale, sono in compagnia della signora Brigida Quinto, presidente dell'associazione Enotria Felix. Ben ritrovata signora Brigida. Salve, buonasera e benvenuti a Pisticci in questa bellissima serata, in questa fantastica rievocazione storica nel Palio della Cavallara.
Il Palio della Cavallara ricorda un evento che è realmente accaduto alla fine del Seicento, dove venne indetto un reggimento di cavalieri per la guardia dei comuni per la difesa dai turchi sul mare. La nostra rievocazione si incentra tutto su questo episodio del rapimento da parte dei turchi di alcuni cittadini pisticesi, la mancata liberazione, anche se ci fu un riscatto pagato. È stato un evento che per tanti anni era quasi scomparso nella memoria storica del paese, e noi con la nostra associazione, attraverso veramente uno studio molto approfondito, ci siamo basati su testi anche storici, anche presi in biblioteche, a Biblioteca Nazionale di Matera, siamo riusciti a trovare nelle cronache del tempo questo evento, e da lì è nata insomma un po' tutta la storia. Abbiamo riscoperto quello che realmente è accaduto. Il Seicento è stato un anno un po' particolare anche per Pisticci, perché Pisticci fu duramente colpita da una rovinosissima frana, e quindi è un anno che un po' ci riporta in quello che è stato anche il rinnovamento del paese, anche dal punto di vista urbanistico, perché dopo la frana il paese cambiò radicalmente anche... Quella nel centro storico, giusto, dove c'è la chiesa? Di Rupo, appunto, che si chiama Di Rupo per via di questa frana rovinosa del 1680, e quindi cambiò l'assetto urbanistico, molti palazzi purtroppo nobiliari caddero, e il paese comunque si spostò più verso il centro, e quindi poi il paese si è spostato un po' verso sud, verso il mare. Allora l'associazione promuove non solo questo, ma noi diciamo un po' ci facciamo portavoce di quelli che possono essere le tradizioni del paese, tradizioni anche scomparse. C'è una collaborazione con altre associazioni, ecco, per esempio con la Pacchianella, perché la Pacchianella comunque conserva anche nel ricordo storico il costume antico del paese, che fino agli inizi del Novecento veniva utilizzato da quasi tutte le donne. In più promuoviamo anche da un punto di vista enogastronomico quello che sono le nostre prelibatezze, in particolare da un punto di vista gastronomico la focaccia, una focaccia squisita che si fa a Pisticci, che si chiama la focaccia ai radiz, e poi anche attraverso la promozione di vini di in genere viticoltori locali. Allora mi accodo ai vini per chiederle una curiosità. Enotria Felix, io mi sono informata, però magari chi ci segue non lo sa, cosa vuol dire? Allora, Enotria Felix, perché comunque noi siamo enotri, cioè prima della Magna Grecia, in questa parte dell'Italia era abitata dagli enotri, che erano in poche parole sempre una popolazione balcanica, che però era arrivata prima dei greci, della Magna Grecia, e che si insediò e attraverso anche poi comunque anche la popolazione locale collaborò attivamente, quindi riuscì ad amalgamarsi molto bene con la popolazione locale. Bellissimo, ma non ha invece anche assonanza con il vino? Sicuramente, perché gli enotri, loro coltivavano la vite, avevano questa capacità di essere viticoltori, e poi anche di trasformare l'uva in vino, e quindi è scaturito dal ritrovamento nella zona di Incoronata di recipienti che fanno pensare che erano contenitori di vino, e quindi sicuramente una popolazione molto diciamo dedita a questa trasformazione, magari anche aiuta dal terreno fertile. Sicuramente, perché comunque è una zona che comunque ancora oggi viene utilizzata per la coltivazione dell'uva, della vite. La ringrazio, signora Brigida, per queste informazioni e curiosità interessanti. A te, Valentina, restituisco la linea e restate con noi durante Enotria Felix, la taccariata.
Grazie Paola, grazie mille per queste importantissime informazioni. Tra l'altro, come vedete, Pisticci non è solo natura incontaminata e fascino storico, ma è proprio uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista delle tradizioni e delle radici culturali, soprattutto gastronomiche. Quindi ce l'ha spiegato benissimo appunto la presidente prima. Bene, proviamo a ritornare in collegamento con Rebecca Epifani da Manduria, perché sta seguendo per noi il Manduria Basket Fest. Festival. Rebecca, dove sei? Sono in un'altra piazza qui a Manduria e ho tra l'altro intimorito delle signore che erano sedute qui sulla panchina. Buonasera. Siete di Manduria? Sì. Bella questa manifestazione, vero? Beh, insomma, ancora non abbiamo visto niente. Ah, fatevi una passeggiata perché è davvero bella, vedrete, resterete senza parole. Nel frattempo, in questa piazza tantissime persone stanno mangiando, si stanno dedicando un momento di relax e sta per iniziare un nuovo spettacolo. Quale migliore occasione per me, prima dell'inizio, per presentarvi questi artisti, i vostri nomi. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao Antenna Sud. Allora, noi siamo i Venivi di Vichi, io sono Vittoria De Santis. Poi abbiamo alle percussioni Andrea Palazzo, poi c'è il nostro pianista Vito Rizzi e poi abbiamo il nostro bassista Giovanni Carrera. Ecco, e niente, facciamo un repertorio abbastanza vasto, amiamo riarrangiare pezzi in maniera rispettosa, facciamo un po' di blues, un po' di rock, un po'... abbiamo un bel repertorio, ascoltateci e non rimarrete pentiti. Sono sicura. Da dove venite? Noi siamo tutti di Taranto. Ah, ok, quindi tutti giocate più o meno in casa. E infatti ringraziamo il comune di Manduria, Archita Festival, per averci qui invitato a suonare, perché è sempre un piacere, insomma, soprattutto in strada, così in questa in questo contesto così, io lo chiamo coccolo, mi piace, mi riscalda, benché ci sia abbastanza caldo già, quindi lo so, non lo dire a me che oggi ho voluto usare con questa giacca per il puro piacere di metterla. E nel frattempo mi chiedo perché. Comunque, perché l'ho fatto. Iniziate ragazzi, non vedo l'ora di ascoltarvi, quindi grazie in bocca al lupo, divertitevi. Grazie mille, ciao Antenna Sud, grazie Comune di Manduria e Archita Festival. Allora, mentre ascoltiamo i ragazzi di Vidi, Veni Vidi Vichi, giusto Giulia? Infatti, mi ricordavo qualcosa, avevo studiato a scuola una cosa del genere. Saluto. Veni Vidi Vichi, sì. Di latino e greco. Veni Vidi Vichi. E anche a Giulio Cesare che ci ha dato l'input. Grazie, esatto. Giulio Cesare. Invece io volevo ringraziare Fabrizio. Parliamo dell'organizzazione. Fabrizio, ce l'abbiamo fatta? Stavi correndo da una parte all'altra? Ce l'abbiamo fatta a tranquillizzarci? Ce l'abbiamo fatta, innanzitutto ben trovati. Sì, siamo a questo primo evento qui a Manduria, Manduria Basket Festival, 20 postazioni di spettacolo in questo momento qui da Piazza Commestibili. Stiamo assistendo all'inizio del concerto dei Veni Vidi Vichi, che ho avuto il piacere di sentire. Sono una Manduria, un centro storico, un centro bellissimo, con tutte le attività piene di gioia, di gente, di musica, di spettacoli di arte di strada, di teatro, di visite guidate, valorizzazione del centro storico, un po' di tutto. Quello che volevamo raggiungere come obiettivo era vedere un centro storico vivo e spero, credo che ci siamo riusciti. Ok, io so che tu mi accompagnerai per un altro po', quindi mi fermerei qui perché vorrei ascoltare proprio la voce di Vicky. A chi si guarda nello specchio da tanto non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa. Troppo solo fa sempre peggio. Grazie, grazie mille Rebecca, abbiamo fatto ascoltare un breve cenno e ha ragione la frontman del gruppo quando dice che la musica va trattata con rispetto. Lei lo ha fatto benissimo con questa meravigliosa voce. A tra poco, grazie. Grazie a te Rebecca. E noi proseguiamo il viaggio nella nostra festa di Io Resto al Sud. Andiamo a Villanova di Ostuni. Sara Lagella ha incontrato Ilaria Pecoraro. Guardate.
Rieccomi ancora una volta qui con te, Valentina, e qui con i nostri amici di Ostuni da Gustare. Francesco ancora una volta mi ha fatto da cicerone e mi ha portato a uno dei partner più importanti di questo grande evento. Abbiamo con noi Ilaria Pecoraro, presidente dell'associazione Italia Nostra. Che cos'è Italia Nostra? Italia Nostra è un'associazione nazionale che da quasi 80 anni difende il patrimonio culturale e paesaggistico della nazione. Ad Ostuni esiste da oltre 40 anni, per la precisione 48, e si spende per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Eh sì, Valentina, qui tra l'altro ci sono così tanti musicisti in giro che magari qualche piccolo rumorino da lì in studio lo sentirai, ma noi comunque continuiamo a parlare di questo evento e di tutte le persone che riescono a dare il proprio contributo, proprio come ad Ilaria. Ilaria, quindi il tuo contributo con Italia Nostra in cosa consiste? Nello specifico, in questa manifestazione noi abbiamo accolto l'invito di Slow Food sezione di Ostuni, rappresentata da Francesco Ghionda, per affrontare tematiche legate ad un uso appropriato del suolo agricolo, affinché il suolo agricolo resti suolo agricolo e non diventi invece suolo da adibire ad altri usi, ad esempio ad uso servizi. La campagna serve per essere coltivata e serve per dare cibo alla popolazione. Perfetto, Ilaria, qui invece abbiamo un tuo collaboratore, giusto? Collega della sezione Sud Salento di Italia Nostra. Ecco, fantastico, abbiamo qui con noi il signor Marcello Sicri. Perfetto, Marcello, ci può spiegare qual è il suo contributo con Italia Nostra? Beh, è quello di sostenere le battaglie storiche dell'associazione, che sono appunto quelle che diceva poc'anzi la professoressa architetto Ilaria Pecoraro, e che riguardano la tutela del paesaggio, del territorio, delle risorse naturali e di tutto ciò che evidentemente abbiamo ereditato in termini ambientali e culturali e che non possiamo permetterci di lapidare come è avvenuto in questi ultimi 30-40 anni. Perfetto, e da che cosa nasce in realtà questa passione, questo patriottismo, possiamo definirlo così, per il territorio? Brava, è proprio il termine giusto, sì, è patriottismo nel senso più nobile della parola, che significa certamente che significa avere coscienza di quelle che sono le nostre risorse dal punto di vista anche storico, artistico e culturale, ma anche, ripeto, paesaggistico, perché in Italia la natura, l'ambiente e la cultura si coniugano in maniera inscindibile e non possiamo permetterci di delapidare, ripeto, la nostra identità, che è fatta appunto da queste componenti e che dobbiamo non soltanto tutelare ma anche saperle valorizzare senza comprometterne la loro identità appunto. Perfetto Marcello, allora che dire, Valentina, è sempre davvero un piacere conoscere gente che ama il proprio territorio come Marcello, come Ilaria, come Francesco, che continua a farci da cicerone. A tra poco! E noi di Io Resto al Sud, come tutti sapete, abbiamo proprio la missione di contribuire a farvi scoprire quello che è il valore vero del territorio. Infatti posso dire che concordo con la professoressa Pecoraro e con l'altro ospite proprio sul fatto che di campagna ne abbiamo bisogno e quindi lo sfruttamento del territorio deve essere ovviamente regolato bene. Tra l'altro, quando si parla anche di presidio Slow Food, il presidio Slow Food fondamentalmente è applicato anche a quei prodotti rari ed eccellenti che però sono a rischio di estinzione, ai gruppi contadini, insomma ai pescatori, agli allevatori, quindi noi dobbiamo tutelare quello che di buono abbiamo. E questo fa anche Io Resto al Sud attraverso la divulgazione culturale che stiamo facendo in questa estate assieme a voi. Va bene, ci fermiamo per un momento, facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra pochissimo ancora con la festa di Io Resto al Sud, state lì. Un mare da sogno, acque trasparenti, grandi spiagge libere di ciottoli bianchi, un porto turistico tra i più belli di Puglia.
il calore dell'ospitalità, in lidi attrezzati e strutture ricettive qualificate, servizi, buon cibo, un mare di eventi dall'alba al tramonto. Bisceglie, bandiera blu 2024, un pieno di bellezza. Divani Living, il tuo divano su misura, il vero made in Italy. Creatività e design per ogni stile di arredamento. Divani Living, a Massafra, Gioia del Colle, Sant'Eramo in Colle, Molfetta e Conversano. Gli specialisti del comfort. Da Divani Living, saldi del 50, 60 e 70%. Mettiti comodo e approfitta. Festival internazionale del folklore Terra delle Gravine, dall'1 al 3 agosto a Palagianello. Il 1 agosto, sfilata dei gruppi partecipanti e presentazione della borsa di studio Cultura e Armonia, Il futuro è in Puglia. 1, 2 e 3 agosto, esibizione dei gruppi di Bolivia, Taiwan, India, Kenya, Serbia, Albania e Italia. Festival internazionale del folklore a Palagianello. Ceramiche La Viola dei fratelli Calandriello a Pisticci. N-Commerce, agricoltura, pesca, pet shop a Marconia di Pisticci. Ben ritrovati amici di Io Resto al Sud, come vedete tutto accade in diretta e ritorniamo proprio in diretta con Rebecca Epifani da Manduria. Allora, non vedo l'ora, io sono gasatissima per questo collegamento perché andiamo a conoscere un tipo di danza che oggi non ha il massimo successo, il successo che meriterebbe. Andiamo nel mondo del musical, parliamo di un genere, il ballerino ha in sé lo strumento musicale, parliamo del tip tap, signori. Ma che meraviglia! Questo è il tratto che io in realtà ho richiesto gentilmente alla nostra artista perché aveva appena finito la sua esibizione. Vedete, nel giro di un minuto di nuovo abbiamo attirato tantissime persone, quindi lo scopo è davvero raggiunto di questo festival, Baskers Festival, il festival degli artisti. E tu senz'altro lo sei, il tuo nome? Io sono Anna, ma il mio nome ormai è Lannina, mi conoscono così qua. Anna, ti posso chiedere qualche curiosità sul tip tap? Certo. Innanzitutto, il periodo di maggiore diffusione più o meno? Allora, i tempi di oro dopo il jazz, parliamo degli anni 50-60, quando il tip tap esce negli schermi con i film in bianco e nero, dopo il cinema muto. Quindi rompe Ginger Roger, Fred Astaire, non so se vi ricordate, ma i grandi big sono gli afroamericani. Ma so che si creavano anche delle sfide, è così? Certo, tra in realtà si racconta appunto c'erano gli irlandesi con la clog dance e i neri africani importati in America e proprio c'erano queste faide che si sfidavano a colpo di tacco. Bravissimi, quindi c'erano queste sfide meravigliose e poi da lì nasce l'impro jazz, l'improvvisazione, sì. Ma tra l'altro io credo sia una danza che tiene tonici, perché comunque con le gambe si fanno tantissime acrobazie, tra l'altro in maniera molto veloce, quindi... Ve lo consiglio, spassionatamente, quindi, se volete tenere tonico... Tutto quindi serve per eliminare la cellulite? Animale, bisogna fare tip tap, ballare. Possiamo eliminare la cellulite, ci chiedevamo io e la conduttrice... Questo non lo posso garantire. Però io per fare qualche esercizio a casa, chissà anche gli amici che ci stanno seguendo, ma me la faresti vedere qualcosa, proprio qualcosina? Allora, anche perché posso? Sì, facciamo vedere com'è fatta la scarpa. Allora, ecco, abbiamo delle placche di metallo, eccole qui. Esatto. E i passi base, partiamo proprio dalla base. Step. Esatto. Heel. Tacco. Step. Heel. Step. Io, step, bravissima! Forza! E vai! Tacchi, 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 non c'è più tipo di tacco, tacchi, 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 bene, Valentina.
Valentina, io resto un po' in sua compagnia, così approfitto per fare lezione. Vi posso restituire la linea e ci rivediamo tra poco, non vi lascio qua. Ma certo, Rebecca! Saluti! Saluti alla nostra artista bravissima, tra l'altro penso di aver imparato più o meno i passi e tic tic tac fino a qui ci sono, il resto penso di dover fare un corso da settembre, ci penserò. Bene, allora torniamo a Pisticci, andiamo a scoprire quelli che sono i pareri del pubblico che sta partecipando alla Taccariata 2024, in più c'è uno spettacolo dei cavalli, l'ha seguito per noi Paola Leonetti, guardate. Ben ritrovati, stiamo assistendo ad uno spettacolo con i nostri cavalli dell'Associazione di Cavalieri Tirreni, davvero fantastico. Signora, è la prima volta che assiste alla Taccariata? È lei, è la prima volta? Sì, la prima volta. Le sta piacendo? Moltissimo. Grazie. Ci sono anche molti bimbi, Vale, ovviamente affascinati da quello che è il cavallo, perché non è solo un animale con cui si può andare al trotto o al galoppo, ma stiamo veramente assistendo ad uno spettacolo, quasi fosse agility. Cioè, Vale, questa cosa il mio cane non la fa, ve lo volevo dire, ma che spettacolo! Salve, è la prima volta qui alla Taccariata? Come? È la prima volta che assiste a questo spettacolo? Plenero scorso. E le è piaciuto? Sì, assai. Qual è stato l'evento più bello? Cioè, il momento dell'evento più bello? Questa, quando sono messa la terra a cavallo. Vero, anche a te è piaciuto? Sì. Come ti dicevo, Vale, i bambini sono veramente estasiati ed è bellissimo vedere la gioia nei loro occhi. Magari proseguo il mio cammino. È la prima volta qui alla Taccariata? No, la seconda volta. La seconda volta, ma di dov'è? È di Pisticci. E come mai è la seconda volta soltanto? Quando c'ho tempo la vengo a vedere. Vabbè. Cosa le sta piacendo? Le feste le vado vedendo tutte, mi piace. Ah, bene. Qual è il momento che preferisce? Il momento in cui non vado a lavorare, non mangio. Vale, abbiamo un pubblico di tutte le età, è davvero bellissimo, la nostra terra non è solo buon cibo, ma è anche tanto spettacolo. Ti lascio qualche minutino per ammirare la folla e appunto il nostro spettacolo. A te la linea, Vale. No, intanto mi ha fatto veramente morire da ridere il tuo ospite quando gli hai chiesto ma cosa le piace di più, lui ha detto non andare a lavorare, quello che credo che sia proprio il sentir comune di tutti, specie d'estate con le temperature che stiamo avendo. Comunque, tornando invece al discorso più serio della Taccariata, bellissimo effettivamente lo spettacolo dei cavalli, tra l'altro animali sensibilissimi, veramente organizzato bene. Benissimo, allora io andrei a questo punto, proverei di nuovo la diretta con Rebecca, vediamo se si è spostata. Ecco, le diamo il tempo, facciamo così allora, va bene. Andiamo, ecco, ce l'abbiamo, va bene. Ci stavamo spostando. Ma a questo punto vi portiamo con noi. Intanto stavo guardando la mia guida perché non c'è, impegnativo spostarsi tra le vie di Manduria e vi porto alla villa comunale, non so se la vedete, è quella là in fondo. In questo nostro viaggio vorrei, allo stesso tempo, mentre raggiungiamo la villa, continuare a chiacchierare con Fabrizio, perché Fabrizio non riusciamo ovviamente a vedere tutto perché sono 20 postazioni, però descriviamo quello che non stiamo vedendo, perché abbiamo detto c'è spazio anche per la cultura, reading letterari anche. Assolutamente sì, abbiamo sempre vicino al in via degli Imperiali, abbiamo un reading che si chiama Parole cosparse con Giorgio Consoli e Davide Esposito,
che racconta la musica attraverso la letteratura. Invece poi, sempre prima, nel nostro passeggio abbiamo visto una bellissima postazione con musica Brazilian Jazz con Valentina Cantora e Giuseppe Chiaradia, che stavano regalando al pubblico di Manduria dei momenti di jazz attraverso la musica brasiliana. E adesso stiamo andando alla villa, dove troviamo gli amici della street band con il loro rock and roll. Mamma mia ragazzi, rock and roll, abbiamo detto rock and roll, io non vedo l'ora. Nel frattempo puoi anche dirci qualcosa, perché io per la prima volta sinceramente che sono a Manduria e sto trovando una cittadina davvero curata. Ecco assessore, lo chiedo a lei, come si vive a Manduria? Raccontateci un po' anche la stagione, il calendario estivo, perché so che ci sono altre iniziative in programma. Certo, ci sono altre iniziative in programma, perché siamo tre assessori che organizziamo eventi, io come spettacolo e turismo, poi c'è l'assessore alle attività produttive e l'assessore alla cultura. Quindi c'è una stagione abbastanza variegata per tutti i gusti, sia quelle che andranno dalla pizza che verrà a Castrignano, e poi ci saranno eventi di cultura, teatro, e una stagione abbastanza ricca. Quindi venire a Manduria ci si sta bene. E non possiamo dimenticare il 30 agosto, assessore, 80 Festival, che è un format che portiamo in giro per la Puglia e che quest'anno trova anche Manduria ad ospitare 80 Festival con musica anni 80 e postazioni anni 80, tutte quante qui, sempre nel centro storico e nel centro di Manduria. Bello! Bene, bene, ci siamo arrivati, siamo arrivati. Eccolo, e allora rock and roll, signori! Me what's on my mind, and I'm a little mean something about it feeling fine. When I'm in a girl that I love the best, you know my heart beats so it scares me to death. She touches my hand, the bullet shit I've got rips her like, and I'm okay to talk. I'm proud to say that she's mine, but I could, I mean a love. Io mi sono messa qui vicino a delle signore. Signore, il vostro nome? Io sono Anna. Anna, eh? Rosa. Ci piace rock and roll? Tantissimo, è amante di Elvis Presley. Ai ai ai, è stata una bella sorpresa stasera. Non si può non restare fermi. Bella sorpresa, è un bellissimo, bellissimo festival questo. Speriamo bello, possa bello tornare a trovarci, certo, nelle prossime edizioni. Certamente, certamente. È bellissima Manduria. La sto trovando stupenda, devo dire. When I'm in a girl, the door of the best, you know my heart will be the soul, it's so scared for me to let she touch my hand, the water shade I've got. Grazie Rebecca, grazie mille, veramente interessantissimo questo contributo musicale, molto molto bello. Lo sapevo che t'avrei vista shakerare, ma lo sto facendo pure io, tu non mi vedi, ma pure io mi sto dando da fare. Grazie Rebecca Epifani, torniamo da te tra pochissimo. Beh, insomma, Io Resto al Sud è anche divertimento, via, ci sta che da studio la povera conduttrice possa anche fare qualche passo ogni tanto, le gambe non sono a rischio, tutto ok. Bene, allora andiamo a Villanova di Ostuni da Sara Lagel, dove parliamo assieme all'assessore della cultura e allo sport Nicola Maffei, e poi guarderemo quelle che sono le farfalle luminose, guardate. Guarda dove sono, Valentina, sono in questo spettacolo di luci e movimenti, sono fantastiche queste ragazze che si stanno muovendo con questi abiti assurdi, cioè davvero ragazzi che spettacolo, sono delle vere e proprie farfalle. Tutto questo è stato possibile grazie a questi due grandi uomini, ovvero Francesco che abbiamo già conosciuto prima, e insomma qui invece abbiamo anche l'assessore. Buonasera. Sì. Come sta andando, assessore? Paolo? Insomma, questa è un'iniziativa che facciamo per il secondo anno e in questo borgo marino, insomma, che è Villanova, il borgo di Ostuni, cerchiamo di fare le iniziative per valorizzare questa parte del territorio che normalmente naturalmente vede una sorta di secondarietà rispetto a Ostuni, che è la città dove si svolgono la principale parte degli eventi. Quindi abbiamo avuto questa iniziativa che tende a promuovere il cibo di qualità, i prodotti gastronomici della nostra terra, e cerca di unire l'artigianato al cibo
con la cultura del chilometro zero naturalmente, e con l'arte di strada e con la musica, per cui abbiamo diversi gruppi che questa sera si esibiscono. Avete visto le farfalle luminose, ma ci sono anche dei gruppi musicali e ci sono anche degli altri artisti di strada veramente straordinari, che sono sempre pugliesi ma che elevano notevolmente l'offerta, perché sono gruppi di qualità ed è quello che noi cerchiamo di perseguire quando facciamo le cose. Abbiamo scelto come partner Slow Food proprio per questo. E infatti, come nasce questa idea insieme a Francesco, che è appunto l'organizzatore della serata, dell'evento in sé per sé? Come nasce questa idea? L'idea nasce appunto dalla volontà di puntare su una parte del territorio, dicevo, un po' meno interessata dagli eventi e che ha bisogno sicuramente di essere anche riqualificata, ma lo volevamo fare appunto con qualcosa di qualità, quindi non il semplice mercatino dove magari si mangia qualcosa, si beve qualcosa, ma un mercatino, un'esposizione di prodotti di qualità, dove la cultura del cibo, anche la cultura che significa anche rispetto dell'ambiente, il chilometro zero, quindi anche la tracciabilità, costituissero degli elementi che appunto regalassero una qualità all'evento unitamente alla qualità dell'offerta artistica. Ecco, volevamo dare a questa parte della nostra città il massimo che potevamo dare facendo questa iniziativa e scegliendo i partner d'eccellenza, appunto, come ho detto, come Slow Food. E a proposito di partner, insomma, Francesco, non potevi avere che partner migliore, insomma. Assolutamente sì, è stato un matrimonio vero e proprio, ecco. Perché se non ci fosse stata questa amministrazione che ha voluto davvero crederci in Slow Food, in quello che fa Slow Food, probabilmente non saremmo riusciti a fare nulla. Questa è la settima edizione, ma potremmo anche dire la seconda serie di Ostuni da gustare. L'anno scorso eravamo qui, quest'anno siamo ritornati e devo dire che è stato vincente grazie proprio all'indicazione sua, del nostro assessore Nicky Maffei, che ha voluto portare Ostuni da gustare sul mare. Ok, allora che dire, Valentina, io vado a continuarmi a gustare, o studio da gustare, vado a gustare quello che ancora c'è di bello in questa manifestazione. A tra poco! E c'è ancora tanto di bello ad Ostuni da gustare, noi però ci spostiamo a Pisticci per l'intervista del giullar Cortese. Noi stiamo attendendo l'arrivo del corteo storico in questa piazza meravigliosa, come puoi vedere alle mie spalle, e adesso sono in compagnia di Gianluca Foresi, che ha il ruolo del giullar cortese. Ciao Gianluca. Salve a voi, e mi sento quasi come Robin Hood ripreso dalla telecamera di Antenna Sud, e i miei versi saranno ancora più perfetti, datemi francamente, da Paola Leonetti. Ah, wow, bellissimo, questa cosa non me l'avevi detta però, bellissimo. Abbiamo anche le rime. Cosa ti ha ispirato a intraprendere questo percorso? Beh, la passione per il teatro e in questo caso per la rievocazione storica che l'Italia ha visto protagonisti grandissimi, insomma, in tantissimi anni. Seguiamo la telecamera, ma noi continuiamo a parlare liberamente e quindi mi ha ispirato la possibilità di rivivere la storia e di far rivivere quei personaggi che letterariamente ci hanno incantato, da Boccaccio a Dante a Petrarca, a Guittone d'Arezzo, a Sordello d'Agoito, che sono questi ultimi due che ho citato, dei giullari per antonomasia. E qual è? Trovatori, anzi. E qual è il tuo ruolo durante la taccariata? Allora, durante la taccariata io presento il corteo storico e quindi scandisco i tempi dell'ingresso in questa piazza meravigliosa, in questa arena che tu prima hai ribattezzato in questo modo, e poi dopo cerco di intrattenere gli ospiti, il pubblico presente, con frizzi, lazzi e improvvisazioni in versi, e anche guidare magari il torneo degli arcieri. Improvvisazioni di cui già ci hai dato prova e ti faccio i miei complimenti. Quanto lavoro c'è dietro questo personaggio? Allora, dietro il personaggio del giullar cortese, che adesso io ho ribattezzato l'istrione, l'affabulatore, c'è innanzitutto una passione, una dote, e ovviamente ci richiama la camera da presa da questa parte, perché so che è accesa, e ci dice di guardare proprio dentro all'obiettivo, e per fortuna il telecamera non è stato troppo cattivo. Insomma, il lavoro c'è la passione, c'è un approfondimento culturale, letterario e anche storico, però tutto parte da una passione. E penso che quello sia il motore di qualsiasi lavoro.
Assolutamente sì, se non c'è la passione poi alla fine un lavoro diventa meccanico, diventa automatico e questo sicuramente non è il bene psicologico della persona. Ti ringrazio Gianluca, davvero è stato un piacere fare due chiacchiere con te e ti lascio al tuo spettacolo. Grazie Paola, lo spettacolo inizierà a breve e speriamo che la gente venuta a questa Pieve si divertirà lo stesso in questo amabile consesso. Ciao Vale, ti restituisco la linea, io senza rima. E grazie al giullar cortese, io l'ho fatta la rima. Bene, andiamo in diretta, andiamo da Rebecca Epifani a Manduria e in compagnia sempre del suo cicerone, vedo bene, ho visto bene? Assolutamente sì, è il mio cicerone, chi lo lascia più anche perché ho perso la mappa, quindi o lui o nessuno. Scherzi a parte, abbiamo raggiunto una nuova postazione, un nuovo artista, Fabrizio ce lo presenti? Assolutamente, lui è Simone Tuosto, in arte Mone Monet, uno dei più grandi artisti di strada pugliesi della scuola antichissima, veramente l'arte circense nella sua purezza, e Simone presenta questo spettacolo di giocoleria, equilibrismo e di teatro performativo di strada, come lo state vedendo, ed è in grado di emozionare dai più piccini ma anche le persone adulte. Ascolta Fabrizio, ma quanto tempo prima avete dovuto chiedere la disponibilità a questi artisti che immagino siano anche piuttosto impegnati? Ma loro sono, ci conosciamo da anni perché sono, giriamo il sud Italia insieme da anni. Nel caso di Simone sono almeno 30 giorni prima perché loro hanno le date tutte quante impegnate, soprattutto l'estate come puoi immaginare, e quindi noi cerchiamo sempre di sentirci prima. Lui è veramente un grande, poi gli voglio bene, è un amico, ma è in grado di emozionare il pubblico con la sua magia. Fabrizio, ho fatto a tutti questa domanda, quindi vorrei farla anche a te. Quando eri un bambino, da quale di queste figure venivi affascinato maggiormente, tra artisti, clown, giocolieri, eccetera? Io amavo soprattutto gli spettacoli di fakirismo e di giocoleria. E questa passione che ho scoperto per strada, che mi ha portato anche a fare teatro da ragazzino, poi mi ha portato negli anni a investire in questo tipo di eventi, e quindi quando faccio eventi dove bisogna riscoprire i centri storici cerco sempre di invitare questi artisti che secondo me sono i più grandi interpreti delle forme d'arte. Ti abbiamo presentato come organizzatore, ma hai fatto teatro quindi anche come artista. Sì, io ho fatto un po' di cose, però non è questa adesso, dai, l'occasione, non vi voglio annoiare, non voglio annoiare il vostro splendido pubblico, non voglio annoiare te, preferisco che la gente guardi le immagini e possa godere della loro arte. Ti chiedo un'altra cosa allora, visto che giustamente vuoi essere umile, so che c'era una zona dedicata anche ad una parte teatrale che ripercorreva la Divina Commedia, mi è dispiaciuto non riuscire ad andarci ma vorrei raccontarlo questo al pubblico. Assolutamente sì, loro sono gli attori della Discover Art che portano questo spettacolo itinerante portando un canto dell'inferno, un canto del purgatorio, un canto del paradiso, lo facciamo in modo itinerante in giro sempre per i centri storici perché è un evento che si sposa benissimo il racconto, le parole del maestro di Dante Alighieri con quella che è la bellezza poi di alcuni luoghi, in questo caso loro erano vicino anche al balcone dello Sbadiglio che è un particolare del centro storico di Manduria e che in altre occasioni speriamo di riuscire a farti vedere e a raccontare. Beh, me lo auguro, accoglierò l'invito molto volentieri. Non ci siamo andati solo per una questione di orario, non per scelta, questo ci tengo a specificarlo. Noi andiamo avanti qui fino a tardi. Fino a mezzanotte, siamo noi che alle 23 chiudiamo. Se non ci cacciano le forze dell'ordine, cerchiamo di stare anche insomma, un po' più tardi. Vediamo. Va bene, va benissimo, grazie. Allora ci godiamo un altro po' le immagini dell'artista qui di fronte a noi. E Valentina, quando vuoi, a voi la linea. Guardiamo un attimo di esibizione perché è interessantissimo quello che stiamo vedendo. Come vedete la giocoleria è un'arte che deriva appunto dall'arte circense. È bravissimo il nostro artista. Mone Monet! Tutto sudato, quanto fa caldo! Perché il pubblico è caloroso, abbiamo bisogno di questo calore qui in Puglia! E bravo pubblico allora, bravo, bravi tutti! Bravi tutti voi, complimenti Rebecca. Okay, ti faccio salutare da tutte, esatto. Insomma, tutte le persone che sono qui, un saluto a tutti gli amici di Oresto al Sud. Fate un saluto in telecamera, siete in diretta ragazzi. Ma ciao!
Che bella questa interazione con il pubblico che è lì in piazza, veramente incredibile, questo è l'entusiasmo che ci piace, questo è quello che vogliamo vivere. Grazie Rebecca, ci ritroviamo tra pochissimo. Bene, allora noi andiamo avanti, torniamo a parlare di un prodotto d'eccellenza con Sara Lagel, collegata da Villanova, parliamo di mandorle, guardate. Ed eccomi qui Valentina, io sto ancora continuando a divorare ogni delizia di questo posto. Francesco mi sta portando in un altro stand di estrema importanza, visto che si tratta di cibo. Abbiamo qui un maestro artigiano, ti vuoi presentare, vero? Mi chiamo Nicola Tardio, sono una famiglia di artigiani da un secolo di vita. Quest'anno abbiamo fatto un secolo il 25 maggio 1924-2024 con il confetto riccio Slow Food. Ragazzi, le mandorle le ho appena assaggiate, sono straordinarie. Da cosa nasce questa passione? Questa passione nasce da mio padre, mio nonno e mio nonno. È un prodotto molto povero, costituito da mandorla locale, prettamente tondina, nel territorio di Ostuni, con zucchero che scende a goccia e si fa il confetto riccio, con circa 4 ore di lavoro. Infatti ho notato tra l'altro anche la leggerezza di questo prodotto, cioè qual è la metodologia con il quale viene creato? La metodologia che viene creato è che la mandorla viene infornata a forno a pietra e poi lo zucchero sciolto con l'acqua dà della certa fragranza e della squisitezza al confetto riccio. Inoltre, quest'anno avete, insomma, voglio dire, festeggiato i vostri 100 anni d'apertura, perché è dal 1924. Caspiterina, quindi sei la quarta generazione. Esattamente. Quale onore, come ci si sente? Abbastanza lieti e gratuiti. Francesco, che dire, tu praticamente hai organizzato questo evento con delle eccellenze del territorio, vero? Assolutamente sì, e avere Nicola, che comunque partecipa sempre, sono felicissimo, quarta generazione. Auguro tantissimo che ci sia la quinta generazione, la sesta generazione. C'ho mio figlio Pietro che ha 14 anni, che ha l'intenzione di intraprendere e di continuare la nostra tradizione. Bellissimo, grazie. Quindi continueranno ad esistere queste mandorle, Valentina, e io continuerò a divorarle, per cui ci vediamo al prossimo collegamento. Spero di non scoppiare. No, no, scusami, che cos'è ci vediamo al prossimo collegamento? No, te lo dico. Hai una tassa da pagare e quelle mandorle le porti anche a me, Sara, e ci conto, mi raccomando. Va bene, andiamo a Pisticci, continua la nostra, il nostro viaggio nella Taccariata 2024. Andiamo a vedere il servizio che ha realizzato per noi Paola Leonetti, guardate. Il corteo storico è appena giunto qui in arena. Io sono in compagnia dell'ingegner Francesco Iannuzziello. Buonasera a tutti, grazie per essere qui tra noi questa sera su questa 8ª edizione della nostra manifestazione. Questi sono costumi davvero d'eccellenza. A cosa stiamo assistendo, ingegnere? Chi li ha creati è una sublime scienza a uno dei due che ha dato davvero la sua essenza a creare questi grandi costumi. Sentite magari quasi i profumi dell'antica storia e lontana. E allora qui entra il Sire con la sua castellana. Quante sfide si devono affrontare per creare un evento del genere? Non li lasciano mai da soli. E allora diciamo splendidamente che le sfide sono tante, iniziano adesso vanno, appena finisce dove la manifestazione vuole, e terminano il primo giorno della manifestazione e si posizionano a vedere magari lo avere a che fare con posteriore. Enti, uffici, entra il tamburo di tutto ed entra in modo fragore, perché poi dietro vedete madonne e messeri, ci stanno anche tante, i nobili arcieri animali, che si sfideranno, cavalli, fate tanta attenzione alla grande e singolare. E qual è stata la sfida più significativa che avete dovuto affrontare? La sfida più bella che abbiamo affrontato è stata durante il periodo Covid, cioè durante il periodo dietro Covid invece la nostra manifestazione, tutti i anche muri, se in maniera leggermente ridotta, certo ha continuato lo stesso tranquillamente. Il rullio di mille tamburi abbiamo definito, che verranno proprio si sono fidati qui molto l'associazione della la mia loro grandezza. Figura anche professionale e in base alle norme ho creato un protocollo sanitario per evitare che durante il periodo Covid ci fossero
momenti di tensione, di pericolo, e abbiamo svolto la manifestazione in maniera tranquilla, non abbiamo avuto casi, con l'appoggio dell'amministrazione, del corpo dei vigili urbani di Pisticci, della polizia che ha creduto molto in noi, del questore. Potete scandire al ritmo forsennato l'ingresso di questo popolo osannato, e forse l'unica in Basilicata. Quindi Vale, non solo una bellissima atmosfera e una bellissima rievocazione storica, ma anche tanta attenzione e ricerca per la sicurezza. Cosa andremo a vedere a breve dopo l'arrivo del corteo? All'arrivo del corteo noi riproporremo una gara di arcieri, il Palio delle Torri, l'abbiamo chiamata noi. Perché il Palio delle Torri? Perché nel periodo in cui c'erano le scorribande dei turchi sul litorale ionico, in quel periodo tutti i feudatari decisero di creare le torri di avvistamento, che sono ancora oggi presenti sul nostro territorio. Da là l'idea del Palio delle Torri, proprio per ricordare l'istituzione della Cavallara, che di quel periodo, che era un corpo a protezione dei vari territori, e di queste torri di avvistamento distribuite su tutta la fascia ionica, ancora oggi presenti: Torre Accia, Pisticci, Torre del Faro a Scanzano e così via. Valentina, ti restituisco la linea e io ringrazio l'ingegnere per questa spiegazione esaustiva. Grazie a voi per essere presenti a quest'ottava edizione, ecco, e vi invitiamo con questo alle mio anelito, io dico che forse non li merito, ma loro, vedendoli da questa altura, già viva la Lucania, a te la linea, bravura. Vale. Ma la mia... Ben detto Paola, viva la Lucania, grazie all'ingegnere tuo ospite in questo servizio. Bene, allora noi facciamo una piccola pausa, io resto al sud, continua, ma voi restate lì. Un mare da sogno, acque trasparenti, grandi spiagge libere di ciottoli bianchi, un porto turistico tra i più belli di Puglia. Il calore dell'ospitalità in lidi attrezzati e strutture ricettive qualificate, servizi, buon cibo, un mare di eventi dall'alba al tramonto. Bisceglie, bandiera blu 2024, un pieno di bellezza. Divani Living, il tuo divano su misura, il vero made in Italy. Creatività e design per ogni stile di arredamento. Divani Living, a Massafra, Gioia del Colle, Sant'Eramo in Colle, Molfetta e Conversano. Gli specialisti del comfort. Da Divani Living saldi del 50, 60 e 70%. Mettiti comodo e approfitta. Festival Internazionale del Folklore Terra delle Gravine. Dall'1 al 3 agosto a Palagianello. Il 1 agosto, sfilata dei gruppi partecipanti e presentazione della borsa di studio Cultura e Armonia, il futuro è in Puglia. 1, 2 e 3 agosto, esibizione dei gruppi di Bolivia, Taiwan, India, Kenya, Serbia, Albania e Italia. Festival Internazionale del Folklore a Palagianello. Ceramiche La Viola dei Fratelli Calandriello a Pisticci. N-Commerce, agricoltura, pesca, pet shop a Marconia di Pisticci. Ben ritrovati amici di Io Resto al Sud, rientriamo in diretta a Manduria per il Manduria Baskers Festival con Rebecca. Eccoci. Eccoci qui, allora ci siamo spostati. Ciao ancora a te Valentina, ciao al nostro pubblico. Io ho gentilmente coinvolto Fabrizio che mi sta dando anche una mano. Beh sì, facciamo, esiste ancora la galleria. Abbiamo interrotto lo spettacolo, mi sa. Cosa succede? Non ti conosce il clown, presentamelo. Sì, te l'ho presento subito, lui è Michele Diana, bravissimo. E il suo spettacolo si chiama Live Gravity e vediamo che cosa combina, vediamo cosa fa. Vai. Comodo il faro nella faccia mentre fai. Numero! Oh! Quattro ne fai. 3, 2, 1.
rifare. 3, 2, 1. Bravo. Prego, sì. Insegnami qualcosa, spiegami, raccontami di te. Sono sposato. Ma come? Non era quello che intendevo. No, perché sembrava una... Allora, io sono Mike. Sono Mike. E questo è uno spettacolo confusionista di quasi circo. Bambini, basta? Ragazzi, ecco, non me lo fate arrabbiare, per favore, che siamo in diretta qui, ecco. Ma sono buonissimi. Non è vero, bambini, state qua con noi. Tanto non ti... Ma sì, ma non ci stanno calcolando, in effetti menate, ci stanno proprio ignorando. Allora, questo è uno spettacolo di circo, è uno spettacolo confusionista, cioè nel senso che io provo a fare delle cose, alle volte riescono, alle volte non riescono, alle volte il pubblico si diverte e altre volte si diverte lo stesso. Si diverte, l'unica risposta esatta, mi pare. Ti stai divertendo? Certo, come potrebbero dire di no d'altra parte, non li stiamo mica mettendo sotto pressione. No, neanche no. Io sono sotto pressione. Ma io voglio vederti armeggiare, quindi ti lascerei, sì, operare. Cioè, sì. Perché devo stare io qua? Cioè, mi sento un po' di più. No. Poi guarda, puoi sederti lì. Sta. Ecco. Il numero. Sai che me lo dici tu? Però, aspetta. C'è un problema. Questo è lo spettacolo e questo è lo spettaculo. Meglio dello spettacolo. Però vai. Non so se l'avete sentita, ma... Sì. C'è 2 senza 3. 3, 2, 1. Complimenti! E dopo questo non lo devo lasciare qui. Grazie mille, non sto scappando da te, ma avevo promesso e ce la sto facendo. Ragazzi, facciamo questa corsa. Vedete, per le vie di Manduria vi porto in un altro posto speciale dove... qui si è tenuta la Divina Commedia. Che meraviglia! C'era anche, eccolo qui. Allora, in un minuto, perché so che davvero non abbiamo di più, ragazzi, ci potete dedicare un verso, un commento? Vieni qui da me, innanzitutto, il tuo nome. Ciao, sono Giuseppe Calamucci Manitta. Allora, adesso solo per voi, senza musica, senza microfono, nulla, va bene? Andiamo col canto 26esimo, che è il canto di Ulisse. Ok. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica, indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sia né all'anomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né lo debito amor lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro da me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani, e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco, e l'isola di Sardi e l'altre, che quel mare attorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercule segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Grazie mille. Solo per voi, amici, tra l'altro la velocità con la quale è entrato nella parte è inaudita. Complimenti, davvero, vi restituiamo la linea. Come vedete, a Manduria c'è davvero spazio per tutto, arte e cultura compresa. Grazie Rebecca, ci tenevamo particolarmente a vedere questo piccolo, diciamo, spaccato del festival, era molto importante a livello culturale. Grazie veramente per averci regalato questo bel momento. Bene, noi proseguiamo, andiamo avanti, quindi andiamo da Paola Leonetti, ritorniamo a Pisticci per l'intervista con l'arciere del Palio delle Torri, guardate. Valentina, siamo nel vivo della Taccariata, è appena iniziato il Palio delle Torri. Sono in compagnia di Michele, che è uno degli arcieri che appunto sta tenendo questa gara. Ciao Michele.
Ciao, buonasera a tutti. In cosa consiste il Palio delle Torri? Allora, il Palio delle Torri è una gara tra rioni, diciamo così. Cioè, sono i rioni di Pisticci che sono 8 rioni, ripeto, però questa sera siamo in 7 a partecipare perché un nostro caro amico ha avuto un lutto e quindi ci abbracciamo il nostro amico Davide e niente, siamo in 7 a giocarci questo palio. E quali sono i rioni o al massimo qualcuno che ti ricorda? No, i rioni sono Rione Matina, Rione di Rupo, Rione Terravecchia, Rione Piro, Rione Loreto e dimentico qualcuno? Sì, vabbè, questi qua. Allora, qualcuno mi ha detto che tu hai vinto questa gara per 3 volte di fila. Sì, sono il vincitore delle ultime 3 edizioni del Palio delle Torri. Ah, quindi proprio le ultime 3. Quanta preparazione c'è dietro? Ma sinceramente non moltissima, sono un amante del tiro con l'arco, sono autodidatta, quindi non ho fatto, diciamo così, nessun corso. Quindi diciamo c'è il talento di mezzo, diciamolo. Diciamolo. L'ho detto io, non lo lascio dire a te. Sono modesto, dai. Allora Michele, ti lascio alla tua gara e in bocca al lupo. Grazie mille. Vale, ti restituisco la linea e io continuo a seguire la gara degli arcieri. Come vedete l'attaccarriata 2024 è veramente un evento interessantissimo, ma noi continuiamo la nostra festa. Se non c'è vino, non c'è festa, andiamo a Villanova di Ostuni da Sara Lagel. Guardate. E rieccomi qui Valentina con Francesco che non so dove mi sta portando, anzi facciamo così, glielo chiediamo, dove mi stai portando Francesco? Allora, ti sto portando da un amicone, è una persona molto molto vicina a Slow Food, nel campo enologico questa volta, e ti porto da Oronzo, che manca a fare apposta, poi il nostro santo protettore di Ostuni. Oronzo è colui che ha salvato la nostra doc, una doc che ha ormai 50 anni superati, e grazie a lui la doc continua a vivere. Allora, eccoci qui da Oronzo e vediamo un attimino di che cosa si tratta, di che cosa si occupa Oronzo. Buonasera a tutti, sono Oronzo Greco e sono il produttore di questi meravigliosi vini. Parliamo di Doc Ostuni, eccolo qua, questo è un bianco. Vediamo. Bianco Ostuni Doc, uve in pigno e francavidda, praticamente inesistente, praticamente ormai quasi scomparso. Abbiamo ripreso questo discorso da Doc Ostuni, salvandola effettivamente. Infatti a Ostuni mi chiamano il salvatore della Doc Ostuni. E fanno bene, infatti. Allora, Oronzo, come si chiama questa impresa, questa attività, da cosa nasce? Allora, prima di tutto da una passione. Sono la quarta generazione della mia famiglia che fa vino. Qua abbiamo generazioni a go go, ragazzi. Questa è una roba fantastica. E quindi lasciando anche un bello stipendio, mi sono buttato full immersion in questa cosa che è partita come una passione, come un gioco. Però siamo arrivati a fare degli ottimi prodotti. Ci difendiamo bene per commercializzarli e diciamo che andiamo avanti così. Quindi, prima di tutto per passione e secondo per lavoro. Certo, quindi insomma questa passione per il vino, per i prodotti naturali è un qualcosa che ti è stato tramandato, giusto? Certamente, ripeto, mio padre, mio nonno, mio bisnonno ha piantato il vigneto dove ce l'ho io nel 1918, quindi più di 100 anni fa. E si è tramandata questa cosa anche in modo naturale. Io non faccio biologico solo per ufficio, però è più del biologico, usiamo tutti i prodotti naturali, facciamo tutto in modo tradizionale. La vendemmia è una festa quando si fa la vendemmia da noi, quindi si mangia, si beve, si balla e si lavora. Quindi è il top, no? Ci si diverte sempre, sia lavorando che brindando, ecco. Cioè il bianco, il rosato e il rosso hanno sempre procedimenti uguali, come funziona? Sì, funziona che la vendemmia viene fatta, dalla uva è messa in cassette, quindi viene trattata in modo delicato, poi ci stai vari procedimenti di vinificazione e niente, poi cura, tanta cura in cantina, tanta cura in vigna, tanta cura nel presentarlo. E quindi speriamo che questa cosa continui a tramandarsi anche nella futura generazione, no? Così chiaramente continueremo a deliziarci con questi prodotti tipici e soprattutto naturali, per cui che dire, non ci resta che brindare certamente.
ad Ostuni da gustare e a voi Valentina, ciao a casa! Grazie Sara, grazie mille. E allora, come vedete, insomma, noi ci teniamo sempre, no, a sottolineare che appunto Io Resto al Sud cerca sempre alla fine di portare la ribalta a quelli che sono proprio gli sforzi e le volontà che molte persone poi fanno, come avete visto proprio in questa serata, per animare la propria comunità, per animare le piazze e per rendere gli eventi veramente interessanti, simpatici, scenografici, alla portata di tutti. È proprio questo il nostro obiettivo, darvi quella che è la peculiarità che spesso voi non vedete da altre parti, però soprattutto insomma è importante capire quelli che sono gli sforzi che fanno chi mette in campo un evento e che lo organizza insomma da tanto tempo. Bene, allora andiamo in diretta, c'è Rebecca da Manduria. Rebecca, eccoci, ci siamo. Perfetto. Eccola qui. Siamo in linea, siamo in diretta, mi raccomando Manduria, fatesi con la testa, sì? Ci sì, siamo? Sì, ci siamo. Ci siamo, siamo in diretta. Tiriamo sulle mani al cielo e facciamo vedere che cosa succede qui alla Rakita Festival, che bello. Lei è Natasha e il suo gruppo che insomma hanno allietato tutti i ragazzi che sono stati qui questa sera. Natasha, un saluto speciale agli amici di Antenna Sud che conosco personalmente. Ciao belli, come state? Tutto bene? Sicuramente tutto sì, bene. È stata una serata intensa, avete fatto tantissimi brani, sono anche molto molto belli. Sì, sì, abbastanza. So che poi in scaletta forse dopo c'è anche uno speciale. Abbiamo uno speciale per un'amica, sì. Sì. Facciamo sentire anche agli amici qui perché altrimenti loro non ci sentono. Abbiamo uno speciale per un'amica che si chiama Valentina. Esatto. Ed oggi fa praticamente, ed è il suo compleanno, non si dice Oddio! Quanti anni, ma praticamente è il suo compleanno e noi vorremmo dedicargli un pezzo. Beh, me lo fate sentire? Come no? Certo, no. E allora andiamo. Lo facciamo partire dalla postazione dell'Eco Calabelleria, noi siamo qui e facciamo sentire il calore di Manduria ad Antenna Sud, grazie. Con noi. Non ho parole. Sociale. Voglio ringraziare Salvatore. Grazie Pesaro, Rebecca, non ho parole. Mi hai fatto commuovere, giuro. Scusami. Ma nulla, ma te li meriti i nostri auguri. Poi è il primo anno che li festeggiamo insieme. Ovviamente sì, volevo farti una sorpresa, purtroppo. Continuare. Non ti sento più tanto bene. No, comunque, non riesco a ecco parlare la musica degli emozionata. Artisti che continuano e, okay, e da qui insomma noi vi salutiamo e grazie a tutti per esserci stati. Grazie, grazie Rebecca, grazie mille all'artista, veramente vi chiedo scusa ma non me l'aspettavo, mi ha emozionato, io sono molto sensibile, grazie, grazie di cuore veramente. Allora andiamo con i saluti, salutiamo Paola Leonetti da Pisticci, Paola. Cari amici di Io Resto al Sud, siamo giunti al termine dell'evento Qual è la taccariata? Grazie agli organizzatori, ai partecipanti e voi per averci seguito. Adesso però vi lascio con una piccola rima del giullar cortese. Certo che adesso sta per finire la serata di questa splendida rievocazione che è la taccariata. Io ne sono contento e ne sono sì lieto che purtroppo però dovrò tornare a Orvieto e perdere questo straordinario mood grazie alla trasmissione Io Resto al Sud. Grazie Gianluca, bravissimo. Vale, ti restituisco la linea, non prima di ricordarvi dell'appuntamento di domani e della prossima settimana con ben 4 puntate. Buonanotte!
Esatto, ed è la stessa cosa che vi ricordo anch'io. La settimana prossima andremo in onda, pensate, per ben 4 giorni, a partire da giovedì fino alla fine della settimana. Quindi restate connessi, perché come vedete Io Resto al Sud è una fucina, è un contenitore di eventi, di scoperte nuove, ripeto, sempre volte alla... Che sottolineano sempre quella che è la volontà di rendervi l'estate più bella possibile. E allora salutiamo anche la mia super riccia Sara Lagel, collegata da Villanova di Ostuni. Sara! Ed eccomi qui, Valentina, è qui che voglio salutarti con questa straordinaria band che mi sta facendo ballare da impazzire, e con Francesco, che è stato per questa serata il mio cicerone. Continuerò a brindare ad Ostuni da gustare, e inoltre vorrei invitare i nostri carissimi telespettatori a visitare questo bellissimo evento anche domani, domenica 28, per cui non mancate, passate da qui e credetemi, non ve ne pentirete affatto. Ciao a tutti! E non potevamo concludere in maniera diversa questa festa di Io Resto al Sud. Oggi è stato il mio compleanno, io ovviamente il primo compleanno trascorso in diretta con voi, quindi mi sono anch'io emozionata, succede. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie alle mie inviate sempre preziose, Rebecca Epifani, Paola Leonetti e Sara Lagel, grazie alle squadre che hanno lavorato con loro in esterna, alla mia regia che ha lavorato per questa diretta. Da Valentina Portoghese è tutto, io vi do appuntamento a domani, restate ancora connessi con i programmi di Antenna Sud. Buonanotte. Un mare da sogno, acque trasparenti, grandi spiagge libere di ciottoli bianchi, un porto turistico tra i più belli di Puglia. Il calore dell'ospitalità, in lidi attrezzati e strutture ricettive qualificate, servizi, buon cibo, un mare di eventi dall'alba al tramonto. Bisceglie, bandiera blu 2024, un pieno di bellezza. Divani Living, il tuo divano su misura, il vero made in Italy. Creatività e design per ogni stile di arredamento. Divani Living, a Massafra, Gioia del Colle, Sant'Eramo in Colle, Molfetta e Conversano. Gli specialisti del comfort. Da Divani Living saldi del 50, 60 e 70%. Mettiti comodo e approfitta. Festival internazionale del folklore Terra delle Gravine. Dall'1 al 3 agosto a Palagianello. Il 1 agosto sfilata dei gruppi partecipanti e presentazione della borsa di studio Cultura e Armonia, il futuro è in Puglia. 1, 2 e 3 agosto esibizione dei gruppi di Bolivia, Taiwan, India, Kenya, Serbia, Albania e Italia. Festival internazionale del folklore a Palagianello. Ceramiche e la viola dei fratelli Calandriello a Pisticci. N-Commerce, agricoltura, pesca, pet shop a Marconia di Pisticci.